Ma buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Io come al solito sono arrivato, mi sono seduto 10 secondi fa praticamente, quindi lasciatemi riprendere un attimo. E Kuja e Alessio intanto, un saluto, buonasera. Ehi, bravo Kuja che usa il tristo rospo dei sub. Che trema, che fa tremare più che in realtà, però va bene, va benissimo. Sono usciti un altro bel po' di spoiler, non come domenica, cioè siamo più o meno a metà delle carte che abbiamo visto domenica, quindi argor di logica, in teoria dovremmo impiegarci di meno, dovrebbe durare un pochino di meno questa live. Liliana, buonasera. Però ci sono cose interessanti, anche perché ieri è stato dedicato, cioè gli spoiler erano più o meno dedicati, diciamo, agli Obscura, mentre oggi hanno dato un focus ai cabaretti. Quindi vediamo, ci saranno, diciamo, principalmente queste due famiglie. Ottimo, Liliana, perfetto. Oh, Rebon Spoilers, ma buonasera, buonasera. Era da un po' che non si vedeva qui. Bentornato, bentornato. Yes, Liliana, ci sono cose molto interessanti stasera. Molto interessanti, soprattutto un certo equipaggiamento che abbiamo visto ieri. Quindi, cose belle, cose molto molto belle. Sono d'accordo, sono d'accordo. Troppi, troppi in troppo poco tempo. Tant'è che ne ho dovuto aggiungere uno, cioè ho finito alle 8 e un quarto, ho detto ok, a posto, le cose che voglio far vedere stasera le ho fatte, le ho tradotte, eccetera. Non uscirà più niente, poi ho finito di cenare, ho finito di pulire tutto, ho dovuto anche mettere... L'umido aveva condizioni pietose, sembrava una riserva dei Golgari e quindi ho dovuto cambiare il sacchetto. E niente, finisco tutto. Poi, beh, dai, vediamo. Metti che effettivamente è uscita una rara maledizione, quindi ho dovuto farla al volo. E c'è stasera, c'è tra l'altro anche una delle prime. Quindi non dovrebbe mancare nulla diciamo, ad adesso. Poi, eventualmente, se escono altre cose interessanti verso la fine della live, le andiamo a vedere. Posso menare Daretti che si incazza e inizia a menare la gente. No, comunque, tante cose. E tra l'altro, stasera non ci saranno tantissime common e uncommon perché non è uscito niente di particolare. Dovrei aver selezionato 5 uncommon e una common, ma solo perché fa parte di un ciclo di una cosa che secondo me è molto interessante a livello limited. Quindi, anche da quel punto di vista lì, diciamo, è anche per quello che non ci sono tante carte come magari abbiamo visto domenica. Insomma, mi sono limitato. Ecco. Sì, è quello lì. Dopo vediamo tutto. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Non preoccupatevi che vediamo tutto quanto. Beh, intanto che facciamo il nostro solito, diciamo, i nostri minuti di chiacchierata per chi c'è. Come vi sembra per ora l'edizione? Qualcosa interessante, particolare o no, diciamo non diciamo i soli, insomma, le cose ovvie, ma magari qualche carta anche
non rara che vi ha intrigato particolarmente? Sì, comunque quella ciclo di comuni lì, ma l'avete indovinato. Ok, Liliana, che in realtà è un po'. Ti allinei abbastanza con me, perché anche io Limited e Commander, ma anche perché giocandoli penso di poter dire qualcosa in merito a quei formati piuttosto che altri. Cioè, è vero, ci sono interazioni con i Planeswalker nel senso che ci sono molti effetti che colpiscono i planeswalker, sia negativi che positivi. Quindi sì, ci sta, nel senso è una cosa che in realtà, nel senso la stanno facendo da diversi anni, di poter, diciamo, ampliare un pochino gli effetti anche ai planeswalker, ma qua si vede, anzi, quasi praticamente quasi tutti gli effetti che colpiscono creature, sia a livello di appunto danno, distruggi cose, ma anche a livello di guarda le prime X carte, rivela creature barra planeswalker, stanno, diciamo, ampliando, li stanno molto equiparando alle creature. Che è una direzione appunto che già si era intuita in un certo senso, ma qua forse si vede molto di più proprio per il fatto che ci sono tanti effetti. Ah, Esper è una cosa che solitamente eviti. Qua mi sembra un pochino più aggressivo, Esper. La meccanica che è. Nel senso ti crea, tra virgolette, vantaggio, perché comunque è una card selection classico del blu, che però è, diciamo, attaccata a quella cosa del segnalino più uno, che ovviamente aiuta in un mazzo magari un pochino più aggressivo. Ah, dici che, ok, ci può stare. Da Gruul Ungabunga Stomp vedere Esper. Ma Gro mi sta ispirando. Ci sta, ci sta. Ci sta, anche perché tra l'altro ne vedremo anche stasera di carte degli Obscura. Hanno appunto come statistiche anche, sono molto aggressive. Hanno tendenzialmente attacco molto alto, cioè forza alta e costituzione bassa. Che, diciamo, non è una cosa nuova, ovviamente, perché molte creature, soprattutto volanti, efficienti, tra virgolette, sono degli X1 perché devono fare danno evasivo in aria. Però qua ce ne sono particolarmente tante. Sì, certo, Reborn. Il segnalino, infatti, tra l'altro. Diciamo, l'articolo di Marcos Water di lunedì ha confermato, tra virgolette, il mio sentore del fatto che i bicolor avessero una meccanica, diciamo, tra virgolette, loro, ma che si incastra perfettamente, o comunque che si incastra bene, con le due triadi, diciamo, che hanno in comune quel bicolor. Ah, da noi invece il pre-release sarà random. I pre-release, quando ci sono le fazioni, il nostro negozio li dà sempre random per evitare che, appunto, ci sia la. Perché, diciamo, durante la storia del negozio, il primo pre-release che ha fatto con le fazioni, se non sbaglio, era Return to Ravnica. E mi ricordo che al tempo c'era tipo una gilda molto più forte delle altre, oppure che c'era una carta all'interno, insomma, che era di quella gilda, che quindi tutti volevano quella gilda. Infatti è stato un pre-release un po' meh, perché tipo. Il
più della metà della gente aveva scelto quella gilda e i primi che erano arrivati ovviamente se l'erano accaparrata e poi gli altri avevano le altre gilde un po' sparse. Quindi da quell'esperienza il mio negozio ha detto, beh, è brutto quando succede questa cosa qui, quindi tutti i pre-release con le fazioni li si dà random i kit da pre-release. E quindi insomma per evitare che appunto magari esce la bomba gigante in una delle cinque famiglie, ovviamente magari quelli che puntano a vogliono sbustarla, vogliono quella famiglia lì, tutti prendono quella famiglia lì e per release sono solo dei grandi mirror degli stessi mazzi essenzialmente, che non è proprio ideale. E tra l'altro io ho già, avevo già preordinato un kit per famiglia, quindi io poi tirerò il dado e sceglierò e vedrò che cosa mi capiterà. Vedrò cosa mi capiterà. Diciamo che per ora a livello di pre-release, quindi sealed, e nello specifico proprio pre-release di Capenna, quindi contando anche che una delle 6 buste sarà praticamente con solo carte dei colori della famiglia. Non so cosa. Cabaretti mi sembra quella migliore per il semplice fatto che è una strategia che in limited di base ripaga abbastanza bene. Andare wide, quindi pedine, creature a go-go. E qua ovviamente hai il plus che c'è un'intera. Sono un sacco di carte che sono da payoff a questa strategia. Quindi solitamente già in limited avere un bel board con tante creature ti crea vantaggio. In più qui abbiamo anche i payoff sia per giocare tante creature che per poi avere in campo tante creature. Quindi mi sembra diciamo, la strategia così a naso più forte. Tra l'altro cose che non richiedono di fare un potenziale svantaggio carte come i maestro che ti richiedono di sacrificare cose. Stessa cosa gli Obscura forse sono appena sotto per il semplice fatto che la loro meccanica è pesca scarto, che in limited è molto forte, poter vedere più carte dell'avversario. I rivettatori invece anche lì c'entra il sacrificio e poter fare. Ok, fai la creatura grossa magari qualche turno prima del normale, ma poi ti muore. Però ti fa pescare, quindi diciamo compensa, ma comunque il board non lo mantieni. E poi i cosi, i broker, gli imprenditori, oddio, intermediari, ok, in italiano non mi ricordavo più, non si è ancora visto niente, suppongo che o domani o dopodomani verranno fuori le loro carte, però potrebbero potenzialmente essere anche quelli abbastanza buoni in limited. Il segnalino scudo mi sembrano molto forti. Soprattutto appunto in limited le combat sono molto importanti. Poter avere sia in difesa che in attacco delle creature che la prossima volta che prendono danno non lo prendono, mi sembra abbastanza forte. E tra l'altro all'interno anche come colori bianco-blu, quindi probabilmente sarai anche abbastanza evasivo. Quindi potrebbero essere buoni anche loro come cosa da limited. Eh sì, diciamo che il fatto che esistano già delle definizioni delle triadi un pochino più altisonanti, diciamo così, come quelle di Alara, rende dimenticabili i nomi delle famiglie di Capenna. Quello effettivamente sì. Che è un po' un problema. Con quasi. Diciamo che hanno sempre avuto, secondo me,
ed è abbastanza intelligente che la prima volta che hanno introdotto a livello, tra virgolette, canonico di gameplay delle fazioni legate a certe combinazioni di colori, hanno sempre usato dei nomi, diciamo, inventati o comunque non riconducibili a nessuna lingua. E quindi da quel momento ognuno, ciascun giocatore del mondo, poteva comunicare con altri dicendo quella parola e sapendo esattamente quali combinazioni di colori, quindi Boros, Azorius, Golgari, Rakdos, eccetera, oppure Esper, Jund. Mardu, Jeskai, cioè sono comunque dei nomi propri, dei nomi inventati. E poi io, tutte le volte che sono andati a rivisitarli hanno usato, tra l'altro, dei nomi diciamo traducibili, come appunto i Archeorok dei District 7. Lì in realtà è un po' un metà e metà, perché ci sono i Quandrix, che ovviamente non è un nome. Poi sono gli Archeorocca e i Pennargento, che ovviamente sono i Silver Quill e i Lorehold, ma appunto quella traduzione lì cambia da lingua a lingua. Mentre sono stati bravi che le prime volte che hanno detto ok, adesso dobbiamo definire un'identità a queste combinazioni di colori, usiamo dei nomi appunto inventati, così che universalmente vengano riconosciuti. E secondo me, diciamo che rimarrà così sempre, non, mai nessuno ti dirà o il mazzo Quandrix, tutti diranno il mazzo Simic. Ecco. Esatto, lì hanno il discorso che ho appena fatto. Allora, qua arrivano spoiler, tra l'altro, sto vedendo, spero siano delle common. Fatemi vedere. Sì, common e common. Perfetto. Quindi niente di. Ma non le ho non ho lette. Però. Bene, io direi che possiamo partire. Intanto. Qui c'è tutto. Perfetto. La musica è partita. Fatemi bere ancora un po'. C'ho ancora la cena praticamente. Mi fa su e giù. Ok. Abbassiamo un po' le luci. Abbiamo questa nostra luce arancione. E direi di partire. Allora, innanzitutto, come al solito, disclaimer, le carte che vediamo stasera non sono in nessun ordine particolare, o meglio, sono in ordine alfabetico, quindi diciamo non è che ci sono prima quelle più interessanti o così. In questo modo chiunque arrivi quando vuole può trovare comunque delle carte belline di cui parlare. Ho fatto una selezione di quello che è uscito ovviamente in questi 2 giorni. Ovviamente all'interno ci sono tutte le rare e le rare mitiche, perché diciamo sono tendenzialmente le carte a prescindere più importanti, interessanti da analizzare, anche quelle brutte, sono comunque delle rare o mitiche. E poi ho fatto una selezione di alcune common o uncommon che io reputo appunto interessanti o per far notare magari qualche particolarità o qualcosa del genere. Come mia analisi personale, io mi concentro di più su Limited e Commander, come ho detto anche prima. Ovviamente, se qualcuno in chat è più ferrato su altri formati, Standard, Modern, Pioneer, eccetera, eccetera, che più ne ha più ne metta, ovviamente che dica la sua. Anzi, queste live sono fatte appositamente anche per condividere, diciamo, opinioni o valutazioni personali, anche e soprattutto in base a se qualcuno conosce un formato meglio di altri. Sì, Cusa, diciamo che
canonicamente, secondo me, sono quelli i nomi effettivi con cui si identificano le combinazioni di colori. Poi arriverà un giorno in cui questo nome ce lo avranno anche i quadricolor, dato che quello manca ancora. Però appunto, cioè, secondo me arriverà tra un bel po' di tempo. Comunque, direi che possiamo partire con la prima carta di stasera, che è Acquisizione Ostile. È una stregoneria che costa 5, di cui un blu, un nero e un rosso, quindi è una carta dei Maestro o Grixis, dato che stiamo in tema di questa discussione. Ed è interessante perché è un effetto, diciamo, classico, che però con un piccolo twist, perché infatti dice: fino a una creatura bersaglio, a forza di costituzione base 1-1, fino alla fine del turno. Fino a un'altra creatura bersaglio a forza costituzione base 4-4 fino alla fine del turno. E poi l'acquisizione ostile infligge 3 danni a ogni creatura. Quindi è un classico effetto rosso barra nero. Comunque il fatto di fare danno a un danno fisso, diciamo, a tutte le creature in campo. Ma ha questo piccolo twist che essenzialmente ci permette di spompare una creatura che vogliamo, farla diventare un 1-1 e quindi automaticamente ucciderla con i 3 danni che questa carta fa, e al contempo potenziare o comunque insomma far diventare 4-4 un'altra creatura e quindi automaticamente salvarla da questa magia. Molto carina, molto interessante. Diciamo che il Cioè, allora, ci sta che costi 5 perché effettivamente anche, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, io sono sicuro di, che ne so, io ho una creatura, il mio avversario ha una creatura e basta. Tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, questa carta vuol dire la tua creatura muore e la mia creatura sopravvive, punto. A meno che magari, diciamo, l'unico caso limite è che l'avversario giochi dei segnalini più uno più uno, e allora il fatto di farla diventare un 1-1, la sua creatura, comunque non conta, ecco. Bubu-chan, buonasera, buonasera. E Reborn Spoilers, un altro account secondario? grazie mille per... I complimenti alla musica, che ovviamente non è mia, l'ho solo scelta. Però questo ovviamente poi su un board più complesso la potrebbe rendere una bella carta, perché magari in altre situazioni una carta che fa solo 3 danni a tutto, magari non risolve niente, non risolve il problema del board, anche se magari costa meno mana. Però questa sicuramente, diciamo, abbiamo una creatura che con 3 danni sopravvivrebbe. Non c'è problema perché la facciamo diventare un 1-1 e siamo sicuri che quella creatura morirà. E in più, altro bonus è, noi abbiamo una creaturina piccola che però ci fa un effetto che è fondamentale per il nostro mazzo. Diventa un 4-4 e la salviamo. Carina, molto versatile. Molto, molto versatile. Ah, ok. Perfetto. Capito, capito. Diciamo che non so se vedrà effettivamente gioco magari in standard, può essere, non lo so. Diciamo che il costo 5 più il fatto che sia anche tricolor come carta è abbastanza pesante. Ok, che l'effetto può essere molto forte, però diciamo forse deve esserci il mazzo giusto e al contempo anche i mazzi giusti nel meta per cui questa carta sia effettivamente, diciamo, valga la pena giocarla in un mazzo Grixis. Però diciamo l'effetto è sicuramente interessante. Diciamo l'idea di base è molto carina perché è il classico effetto, solo che hai la certezza che una creatura muore e una creatura rimane in vita. O fino a un'altra creatura rimane in vita. Quindi ci sta, è molto, molto carina.
Poi abbiamo un altro degli incantesimi con nascondiglio. Un altro degli incantesimi con nascondiglio che sembrerebbe essere un ciclo e sembrerebbe essere l'unico ciclo con nascondiglio, che è una cosa che un pochino mi dispiace, perché aver revampato la meccanica, per aver revampato la meccanica mi sarei aspettato qualche carta in più che la sfruttasse. Ancora gli spoiler non sono finiti, quindi mai dire mai, però non è uscito proprio ancora niente oltre a questi incantesimi rari, quindi ho paura che sia solo questo il ciclo con nascondiglio. E tra l'altro è anche un buon incantesimo per un mazzo token, perché costa 5, e ok, è un incantesimo, ha nascondiglio 5, quindi guardiamo le prime 5 carte del mazzo, ne mettiamo una esiliata faccia in giù, e lui dice che ogni qualvolta attacchi con una o più creature crea altrettante pedine creatura cittadino 1-1 verdi e bianche, quindi ci permette di attaccare senza, tra virgolette, paura di una ritorsione, perché comunque attaccando andiamo a creare altrettanti 1-1 che sono stappati, ovviamente. Poi, dopo aver creato queste pedine, se controlliamo 10 o più creature, possiamo giocare la carta esiliata senza pagare il costo di mana. Quindi, in realtà, noi a costo 5, poi ci bastano 5 creature che attaccano, creiamo altre 5 cittadine, abbiamo 10 creature in totale, e già possiamo giocare la carta che ci siamo scelti. Quindi, in realtà, è anche piuttosto facile da... da triggerare, da poterla sfruttare al massimo non appena la giochiamo. Sì, in token che in Ishin, tra l'altro, esatto, che facciamo il doppio delle pedine. Sì, circa in combo, perché comunque devi sempre trovare il modo di tappare i cittadini che poi vai a creare. Diciamo che probabilmente in più turni assolutamente ti vai a creare le condizioni per poi vincere con la fontana, quella che abbiamo visto domenica, che ti servono 15 creature tappate, ovviamente, che non è banale, non è banale, soprattutto in standard. In altri formati no, in altri formati è abbastanza semplice tappare le creature per altri effetti e quindi averle lì. Mentre in standard, soprattutto in limited, diventa difficile. Però diciamo che di base è un ottimo effetto, anche senza nascondiglio, diciamo, diventa abbastanza forte. Sì, quello assolutamente, perché i cabaretti comunque si basano praticamente sulle pedine, quindi hanno un sacco di sinergie, un sacco di carte ovviamente forti nel mazzo pedina. E questo è uno di questi, è quasi una sorta di Anointed Procession, quindi l'incantesimo di Amonkhet, tra virgolette fissato, che però ti fa vantaggio carte perché ti fa giocare una carta gratis. Anointed Procession, per chi non sapesse, è un costo 4, un incantesimo bianco, che se stai per fare una pedina invece ne fai il doppio. Questo ed è molto forte, ovviamente. Questo è un pochino più debole, perché comunque devi attaccare per creare pedine in base alle tue creature. Però nascondiglio, quindi può compensare. La carta funziona anche se ti esiliano questa carta, nel senso, prima di triggerare il suo effetto. Allora, se te la esiliano e tu non hai fatto in tempo a giocarla, rimane esiliata faccia in giù. Quindi non la puoi più giocare. Non la puoi più giocare. Mentre se riesci a fare... se riesci ad attaccare e a triggerare, ad avere 10 creature, anche se poi in risposta al trigger te la esiliano l'incantesimo, ormai il tuo trigger è andato in pila e quindi la riesci a giocare. Però se te lo fanno, che ne so, la giochi, non fai niente e nel loro turno ti dicono spacca permanente, fanno un vindicate su aizzare la folla, basta, hai quella carta che avevi esiliato, rimane esiliata per sempre. Enrico, buonasera.
E ok, questo è l'incantesimo bianco con nascondiglio. Passiamo invece a una mitica interessante, diciamo, molto interessante. Angelo sofferente è un 5-3 incubo angelo con volare che costa 5, doppio nero, e che ha una passiva interessante. Se sta per esserti inflitto danno, invece previeni quel danno e macina un numero di carte pari al doppio del danno, ovviamente. È interessante perché potenzialmente in un mazzo questo qua non è un malus, ma anzi è un bonus. Cioè, nel senso, il fatto di macinare non è un malus, ma è completamente un bonus. E in realtà anche in limited o in standard potrebbe diventarlo, perché comunque abbiamo gli Obscura che controllano molto spesso il cimitero alla ricerca di 5 valori di mana differenti. Vedremo sia stasera, ma anche penso ne abbiamo viste anche domenica, alcune carte legate agli Obscura che appunto dicono diciamo si potenziano, fanno effetti aggiuntivi se abbiamo al cimitero 5 valori di mana differenti. La terra conta come valore di mana 0, assolutamente sì, assolutamente sì. Quella che se viene millata rimescola il tuo cimitero nel mazzo. La spada di Eldraine, non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente, ho presente la benedizione di Gea, che l'avevano ristampata in Dominaria, che se ti viene millata rimescoli il cimitero nel mazzo. Ah, ok, non era di Eldraine, era di Dominaria, era di Dominaria. Sì, quella lì è, diciamo, diventa una sorta di mini combo, perché con questa la macini, rimescoli il cimitero nel mazzo e non lo finisci mai, a meno che non ti esilino quella carta, ovviamente, o tu la peschi, chiaramente. Però, nel senso, è sì, diciamo, possiamo chiamarlo una sorta di combo che ti rende immortale, in un certo senso. E tra l'altro attenzione però, perché lei previene il danno, quindi se ti castano Torment of Hailfire o cose che ti fanno perdere punti vita, quelli lì non vengono prevenute, perché è perdita di punti vita, mentre lei nello specifico dice che se sta per essere inflitto danno, quindi diciamo potrebbero comunque esserci dei casi in cui tu i punti vita li perdi. Però diciamo che tra l'altro, ripeto, tipo alcuni mazzi commander che hanno magari effetti che si infliggono danno, che ci infliggiamo danno da soli, potrebbe risultare quasi un vantaggio macinarci due carte invece che magari prenderci un danno da una nostra carta per fare un effetto, per dire. Però carte che infliggono danno e non fanno perdere punti vita al proprio controllore per attivare qualcosa sono molto poche. Mi sa che hanno sperimentato qualcosina in Dominaria. Penso ci sia qualche carta nera che invece che dire tu perdi X punti vita per fare cose, dice questa carta ti infligge X danni. Che infatti è una cosa che hanno abbandonato quasi subito dopo Dominaria. Però appunto, diciamo, potrebbero esserci sinergie anche di questo tipo. La Painland dice che ti infligge danno, quindi con la Painland funziona. Cioè la Painland diventa tappa, aggiungi mana e macini due carte. Sì, sì, sicuramente. Diciamo che è una di quelle carte che aspetta solo di trovare delle sinergie giuste per poi fare le porcate. Esatto, un Sign in Blood, firmare col sangue, diventa un
pesca 2, macina 4. Addirittura, che quindi potrebbe diventare veramente overforte nel mazzo giusto. Una cosa del genere. un banalissimo automill comunque di qualsiasi tipo. Qualsiasi automill che ha quel genere di effetti di pescata, assolutamente vuole questa carta. Kelben, buonasera, buonasera. Comunque, effetto interessante, ogni tanto ce lo piattano, l'effetto strano sulla mitica, quindi ci sta sicuramente. Tra l'altro non ho visto se esiste in versione full art, sarebbe figo se ci fosse questa mitica magari versione full art, super figa, giusto per dire l'abbiamo fatta. Comunque, non c'è tanto da dire se non qualcuno arriverà e troverà delle combo, troverà il modo di sfruttare al massimo questo effetto. Ah, ok, tutte quante. Ok. Le rare non credo siano tutte extended. Forse qualcuna. Le mitiche può essere che siano tutte extended. Esatto, diventa una sorta di bazar di Baghdad quella magia lì, sì, esatto. Poi, andiamo avanti. Ecco, questa è la carta, quella che ho fatto al volo appena prima di partire, che è uscita poco fa. Ha solo incandescente. È una stregoneria che costa 3, tricolor, rosso, verde, bianco, perché è dei cabaretti. E dice che infligge 3 danni a ogni creatura non pedina. Quindi è una sorta di Anger of the Gods, ma che non colpisce le pedine. Sì, l'art è fantastica. L'art è veramente bella. Il tizio che almeno mi sembra il tizio che si scioglie nei petali di rosa, che tra l'altro anche nel flavor text è citata questa cosa. Diciamo che forse il fatto che costi 3 color potrebbe essere un po' proibitivo, però in realtà, diciamo, solitamente il mazzo pedina vuole essere aggressivo, cioè comunque vuole giocare tanta roba presto. Questa qui potrebbe essere tranquillamente in standard una carta da side, se mai ci sarà il mazzo pedina Naya, contro un eventuale mono red o mono white che gioca creaturine veloci, che scurva e gioca creaturine veloci. E in questo modo questa diventa una carta che fa vratta essenzialmente del board dell'avversario, salvando la tua board, perché tanto tu avrai solo delle pedine. Eh no, ci sta. Forse in Commander è un po' scarsetta, perché 3 danni è veramente poco. 3 danni non fai tantissimo. Forse uccidi qualche creatura utility fastidiosa. Quello sì. Però di solito, diciamo, 3 danni non è tantissimo in Commander. Però poi dipende anche da che mazzi ti trovi contro, per carità. Vabbè, sì, in quel caso sì, però appunto, secondo me 3 danni in Commander è un po' pochino. In Standard invece no, in Standard fai contro i mazzi giusti fai una bella pulizia, sicuramente. Oppure puoi fare, che ne so, attacco tra virgolette suicida, fai entrare qualche danno con le pedine, l'avversario blocca qualcosina, giusto, perché magari anche in modo che anche le sue creature più grosse possano poi morire da 3 danni, per dire, e tu comunque ti salvi le pedine. Quindi ci può stare. Diciamo, carta sicuramente interessante. Anche perché era uscita, cioè esisteva già una vratta di non pedine, che però costava infinito e aveva convocazione. Questa invece è una cosa più fattibile e che fa un effetto simile, ma appunto più legato al rosso, dato che qua le pedine sono anche legate al rosso. Esatto, diciamo che i Commander di solito i mucconi prevalgono, quindi 3 danni gli fanno veramente poco. Big Boss.
Benvenuto. Benvenuto a questa serata di spoiler. E grazie mille del follow, ovviamente. Ok, andiamo avanti e partiamo con cose buffe tipo un dinosauro pianta. Calpestatore topiario è un fantastico 4-4 con cautela a costo 3, doppio verde, che quando entra in campo rampiamo una terra base tappata. Quindi noi andiamo a prendere dal mazzo, la giochiamo tappata. E lui non può attaccare o bloccare a meno che non controlliamo 7 o più terre. Quindi è una sorta di Rampant Growth, crescita inarrestabile, che costa uno in più, con un buon body, che però prima di fare qualcosa dobbiamo avere 7 terre. Quindi un po' lentuccio, ecco. E soprattutto in Commander un 4-4 cautela. Diciamo, in Commander diventa forte solo perché è una creatura che quando entra rampa, cioè rampa proprio secco, e magari la possiamo blinkare per rifare l'effetto, cosa che ovviamente una crescita inarrestabile non possiamo, con una crescita inarrestabile non possiamo fare. È vero, sembra sembra Rex di Toy Story. Però appunto, tra l'altro, molti l'hanno accomunato un pochino a quel dinosauro, sempre a costo 3, di Rivali di Ixalan, che era, se non sbaglio, un 5-5 costo 3, che anche lui non poteva fare niente finché non avevi la benedizione della città, in quel caso. E però lui come effetto passivo aveva che potevi giocare una terra addizionale a turno, che forse, non so cos'è più forte. In realtà dipende moltissimo dal mazzo e da come viene montato. Diciamo che così, a occhio, probabilmente l'ETB è più forte della passiva di poter giocare una terra a turno, in generale. Diciamo in avoid, come si dice in inglese. Appunto perché questo lo possiamo blinkare, è più facile blinkarlo, è più facile rianimarlo per poter sfruttare l'effetto più volte. Mentre l'altro dobbiamo per forza avere un mazzo che tendenzialmente ci fa mettere in mano tante terre, cosa che tendenzialmente tra l'altro non si fa, quindi direi che questo è un pochino più forte. Però appunto, carta interessante più che altro perché in un set tricolor aiuta a fixare, cioè rampa e fixa, perché ci va a prendere magari la terra che ci manca per fare il tricolor, penso a Limited, ovviamente. Penso a Limited. Sì, mono green e ramp, assolutamente. Non sto dicendo quello, però nel senso, è comunque solo un 4-4 costo 3 che fa entrare terra e che prima di avere 7 terre non fa niente, quindi è un pochino meh. Secondo me ha, in questo set ha un'altra funzione, che appunto è quella di fixare il mana. E poi in futuro, e tra l'altro volendo, adesso col verde in realtà non c'è niente. Diciamo, se fosse stato un altro colore, forse nei maestro poteva vedere gioco come creatura da sacrificare per casualty, perché rimane ok, era un 4-4 che non fa niente, ma almeno lo posso sfruttare per una cosa. Però è verde, quindi niente maestro. Forse nei rivettatori, che c'è del tema sacrificio, quindi ho un body che sta lì, che mi ha rampato terra, se non riesco ad animarlo lo sacrifico e faccio value in qualche modo. Mi verrebbe da dire una cosa del genere. Oppure, esatto, Bubu-chan, bravissimo, per fightare. Assolutamente. Oppure pensavo sempre ai rivettatori, c'è la boss, il drago Zia Tora, che in end me lo fa sacrificare, sparo 4 danni a un bersaglio, perché è un 4-4, e poi faccio 3 tesori. Se proprio non arrivo a 7 terre, cioè secondo me si sfrutterà in quel modo in Limited, oltre che per fixare il mana, ovviamente, diciamo un po' come sacrificio in early, in mid game. Altrimenti lo vedi late
ed è un 4-4 cautela costo 3 che ti ha rampato una terra e che può attaccare e bloccare, perché in late game 7 terre ci arrivi. Ecco, diciamo così. Carino, diciamo interessante, interessante. Poi abbiamo un veicolo. Abbiamo un veicolo rosso, tra l'altro, che quindi non è sinergico con quelli di Kamigawa a livello di colori. Eh sì, effettivamente il doppio verde in un set tricolor potrebbe diventare impegnativo. Allora, qua abbiamo un camion di tesori, che è un veicolo che costa 4, di cui un rosso. È un 5-5 contravolgere con manovrare 3, quindi ci vuole anche abbastanza per manovrarlo, ma dice che ogni qualvolta il camion infligge danno da combattimento a un giocatore, tu crei una pedina tesoro per ogni artefatto che controlla lui. Quindi non lo so. Non lo so, perché anche qua in limited probabilmente è forte solo se andiamo contro un mazzo tesori, dato che c'è l'archetipo. Gli altri colori non hanno sinergie particolari con gli artefatti. E appunto, diciamo che è peccato il fatto che controlli, apparentemente, perché questa è una traduzione dal portoghese, qualcosa del genere, controlli gli artefatti che controlla l'avversario, o quello comunque a cui abbiamo fatto danno. Cioè, è carino, perché comunque un 5-5 travolgere con un effetto da danno da combattimento, quindi è facile triggerarlo. Però effettivamente forse se fosse state artefatti che controlli sarebbe diventato un po' troppo facile, soprattutto se tu giochi il mazzo tesori, raddoppi i tesori così, come se non ci a gratis, diventa veramente forte. Dark Jiraiya, secondo me non sta piacendo questa espansione in confronto a Kamigawa, mi sembra un passo indietro. Allora, è diversa, quello sicuro, perché Kamigawa era molto complessa, secondo me. Non in accezione negativa, ma in accezione, diciamo, positiva, oggettiva. Perché aveva tanti parti che si incastravano tra loro, soprattutto nel limited. Perché avevi le creature artefatto, le creature incantesimo, avevi le saghe, avevi veramente di tutto in Kamigawa. E che la rendeva ovviamente più interessante, soprattutto se sei un giocatore... diciamo, tra virgolette, veterano, comunque che gioca da un po' di tempo. Qua invece potrei essere d'accordo sul fatto che si è tornati indietro a livello di complessità, perché siamo tornati sulle fazioni, c'è cioè il tricolor e le fazioni fanno quello. E ok, diciamo, rispetto a Kamigawa siamo molto più sul sempliciotto, anche se in realtà hanno trovato il modo anche lì un pochino di renderlo un po' più profondo, il limited. Poi a livello di carte, per ora sto trovando dei design molto interessanti anche rispetto a quelli di Kamigawa, o come quelli di Kamigawa. Diciamo che si sta vedendo che il design si sta evolvendo e ogni edizione secondo me si nota. Però vediamo alla fine della fiera, alla fine degli spoiler in questo caso. Diciamo, non mi sembra particolarmente, a parte l'accezione che ho detto, quindi a livello di complessità, è sicuramente meno complessa di Kamigawa, ma per il resto, diciamo, escludendo ovviamente a prioristicamente l'estetica, che quella è una cosa che non c'entra con il discorso che sto facendo, perché può piacere o non piacere, ma non va a definire un set. Ecco, se è bello o meno a livello di gioco. Aspettiamo, vediamo un attimo. Diciamo, ci sono carte secondo me interessanti. Bla bla bla. Scontrollo una carta con forza per X. Fai tale cosa. Limite se lavora con i tesori dell'Oppo. Non so con cos'altro può lavorare. Esatto, in limite ci sono solo i tesori. Non credo sia altro. In Commander assolutamente diventa più interessante, perché in Commander gli artefatti e incantesimi sono molto più giocati, perché comunque ci sono effetti veramente forti. L'omino sotto c'è una... Se sei su... non so se anche da app del telefono,
Comunque, oh, Rododea, ma grazie infinite per la resub. 5 mesi, grazie, grazie, grazie infinite. E benvenuta, buonasera, buonasera. E l'omino sotto dovrebbe esserci, non so se anche da app di Twitch, sicuramente da browser, sotto il player video all'interno del canale. Vai su dove sto facendo la live, sotto dove ci sono i vari link YouTube eccetera, c'è un riquadro dove c'è Stream Avatars e lì ci sono tutte le opzioni per i vostri avatar da poter personalizzare. Sì, infatti Liliana è quella lì, è l'aspetto dei bicolor che si sovrappongono su due fazioni, è l'aspetto che dicevo. Che ok, è un set con le fazioni, ma a livello di limited è un pochino più profondo perché c'è questa cosa qua. Era quello a cui mi stavo riferendo. Ecco Liliana, bravissima. Tristo Rospo. Ricordatevi che il Tristo Rospo vi osserva sempre. Oh, Bazar, ma buonasera, ma quanti stasera? Quanta gente importante che c'è nella mia chat. Ma buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, a quelli che sono arrivati adesso. No, comunque è un veicolo particolare. Un veicolo particolare. Vediamo se magari in... Anzi, mi è venuto adesso il flash. Questo è chiaramente non pensato per lo standard di adesso, / per il limited, ma è pensato sicuramente per lo standard del futuro. Ricordiamoci che a fine anno c'è la guerra dei fratelli, che hanno già confermato essere un set basato sugli artefatti. Quindi questa carta qua potrebbe essere rivalutata pesantemente una volta uscito quel set. È venuto proprio adesso il flash. Che stavo pensando, ma perché hanno fatto una carta del genere se ancora non ci sono gli artefatti in giro? Effettivamente ancora non ci sono, ma sicuramente ci saranno. Sicuramente ci saranno. Ok. E con questo bel veicolo abbiamo finito. E stavo, ovviamente stavo scrivendo in chat, perché avevo il cursore sulla chat. Let's go. Ok, passiamo da un veicolo a un altro. Passiamo da un camion portavalori a un carro funebre abusivo. In che modo è abusivo? Vabbè, perché è pieno di bar, probabilmente. Comunque, carro funebre abusivo. Questo è un artefatto nudo e crudo, quindi in colore. Costa solo 2. E ha manovrare 2. Ed è uno stellina stellina. Da cosa sarà, diciamo... Ecco, come si valuteranno queste stelline? Allora, innanzitutto ha un'abilità attivata che dice tappa, esilia fino a 2 carte bersaglio da un singolo cimitero. E poi la sua forza e la sua costituzione sono pari al numero di carte esiliate con esso. Quindi l'idea di questo veicolo è a costo 2, lo gioco, lo tappo, esilio 2 carte, se ci sono già in un cimitero, e poi dal turno dopo diventa almeno un 2-2. E poi man mano che sta lì, essenzialmente si ingrossa. Esatto, tra l'altro in un mazzo... Questo qua è un veicolo che fa hit sul cimitero, eh. Questo nel mazzo veicoli è molto forte. In Commander anche, per esempio. Anzi, soprattutto in Commander, perché hai più cimiteri, diciamo, da bersagliare. Quindi è facile... Quasi sempre riesci a beccare sempre 2 carte, essenzialmente. Poi ovviamente è, diciamo, è un vanillone, perché diventerà grosso grosso ma non ha abilità, e lì entrerà in gioco poi, suppongo, le sinergie con i veicoli che dovrebbero esserci, diciamo, all'interno di un mazzo veicoli. Però questo non fa nient'altro, è un veicolo con 8 dal cimitero. Né più né meno, è carino. Carino, più che altro perché costa poco. Comunque è un costo 2. Fattibilissimo, fattibilissimo. E anche appunto il fatto che
è un artefatto e può tapparsi subito, finché non lo animiamo ovviamente, lo rende interessante. Ecco, Nubarax, ti ho appena risposto. Se non lo animi, lui è un artefatto, quindi non ha debolezza da evocazione. Perfetto, perfetto. Perfetto. Ok, andiamo avanti con una delle uncommon che ho deciso di mostrarvi stasera, che in realtà fa parte di un ciclo di carte, che tra l'altro è un, diciamo, i cicli con late per certi colori. Infatti non sarà l'unica carta di questo tipo che vedremo stasera. Colpo da svenimento è un istantaneo a costo 3, di cui un bianco, che però costa 2 in meno se bersaglia una creatura rossa, quindi è contro mono red essenzialmente, e infatti il suo effetto è molto forte potenzialmente contro un mazzo mono red, perché infligge 4 danni a una creatura attaccante o bloccante bersaglio e tu guadagni 2 punti vita. Questo qua è molto, molto importante contro un mazzo mono red. Esatto, questo se ci sarà un mono red con creature che attacca a manetta, assolutamente carta da side, cioè diventa un costo 1 bianco, spacco una creatura e guadagno 2 punti vita. Quindi in realtà è come se guadagnassi, tra virgolette, almeno 4 punti vita, spacchiamo almeno un 2-2. Diciamo che tendenzialmente togliere una minaccia al mazzo mono rosso e in più guadagnarci sopra dei punti vita la rende una carta veramente interessante. Sì, sì, è un ciclo. È un ciclo, Kuja. Infatti stasera vedremo un'altra carta di questo tipo. E mancano le altre 3. Quindi suppongo ci sia per ogni colore e che non che scelgano 2 o 3 colori su cui fare hate e non gli altri. Ecco. Però è carino. Diciamo, sempre simpatico quando mettono delle carte particolarmente forti contro certe cose, o in questo caso colori. Perché in automatico, diciamo, hanno una bella lente di ingrandimento sopra per le varie side, soprattutto da standard, ovviamente. Non so se per altri formati. Sono carini, sì, sono d'accordo. Sono divertenti. Sono carini come cicli. Ok, e andiamo sul uno degli artefatti più interessanti. Cumulo del Trafficante di Nimbo è un artefatto verde che costa 6, costa un bel po', ma ha una passiva molto, molto, molto forte. Le terre che controlli hanno tappa, crea una pedina tesoro, quindi non ti aggiungono solo il mana che poi si svuota, ma essenzialmente ti aggiungono un mana che permane, tra l'altro, come tesoro. Io non sono felice del fatto che non sia rosso, perché questa è una cosa, tra l'altro, che avevo già detto all'epoca di D&D Avventure nei Forgotten Realms, che era uscito il drago mitico, che essenzialmente è mono verde, che quando una tua creatura faceva danno creavi altrettanti tesori. E mi ripeto, ossia il fatto che il verde non dovrebbe avere bisogno di creare i tesori, ma gli altri colori sì, perché il verde già rampa di suo. Il verde già rampa di suo. Diciamo che molto probabilmente l'unica cosa per cui posso pensare che abbiano pensato, appunto, il ragionamento, diciamo, che hanno fatto per renderla verde questa carta è, esatto, bravissimi, mi avete già anticipato, è che il verde tendenzialmente, i mazzi verdi, non hanno sinergia con gli artefatti. Non hanno sinergia con gli artefatti e quindi questo effetto lo possano sfruttare non al massimo della potenzialità. Mettiamola così.
E diciamo che probabilmente questo è una sorta di il mana non ti si svuota, è un po' un mix tra il mana non ti si svuota e lanterna cromatica, perché i tesori fanno mana di qualsiasi colore, quindi hai dei mana jolly che non ti si svuotano. Resta comunque il fatto che sono degli artefatti che ti rimangono in campo e che possono triggerare comunque degli ETB e che possono triggerare anche delle cose con i sacrifici e con i permanenti che vanno al cimitero, quindi molto più forti in realtà del mana che non ti si svuota. Diciamo ci sono molte cose che, per cui i tesori sono meglio del mana che non ti si svuota. In Corvold, esatto, in Corvold è una bomba. In Corvold ti fanno pescare a manetta. Cioè, è comunque forte, eh? Cioè, non è che mettendola nel verde hanno tolto qualsiasi sinergia che i tesori già non abbiano. È semplicemente l'hanno messo su un artefatto piuttosto costoso e a livello di commander, ovviamente, che non può essere messo in quei mazzi che, diciamo, storicamente fanno le letterali porcate con gli artefatti e con i tesori. Sì, c'è anche l'albero di Kaldheim per a livello di mana fix. Comunque, diciamo qua il forte che ti rimane il tesoro. Qua c'è il tesoro, è quello il discorso. Tra l'altro, l'archetipo quello rosso-verde, avevamo visto anche l'altra volta, e è stato confermato nell'articolo di Maro, l'archetipo rosso-verde di questo limited è proprio le pedine tesoro barra col fatto che ci sono i tesori in questo archetipo anche alcuni payoff pentacolor, proprio perché i tesori aggiungono mani di qualsiasi colore. È risaputo che in Commander non si possono fare le porcate. No, diciamo ci sta, questa è l'assoluta, ecco questa qua, se mi dovessero chiedere che aspetto deve avere una mitica per te, cioè che effetti deve avere, diciamo un esempio di rara mitica che a te garba, questo probabilmente è un buon esempio. È un buon esempio, effetto super splashy, super strano barra forte, però su una carta che non è un auto-include, che non è una carta forte per il competitivo, che va in questo caso un pochino a giocare coi colori, perché le sinergie tesoro, appunto, come abbiamo appena detto, sono in altri colori, non nel verde, eccetera. E però ha comunque tutto i presupposti, diciamo, per essere una rara mitica. Peccato che sia uscita in lingue strane, adesso non mi ricordo se è in coreano, mi pare in coreano sia uscito, e quindi non ho trovato nessuno che abbia tradotto il flavor text, perché ovviamente questa carta ha un flavor text. Sono molto curioso di sapere chi è il trafficante che si è accumulato tutto questo nimbo, chissà se il flavor text appunto ce lo dirà. Infatti è un po' spoglia così, senza nient'altro. Però, e questa ovviamente avrà la versione borderless. Da quello che ho capito, tutte le mitiche vanno la versione borderless, se non hanno già un'altra showcase. Quindi è un'altra cosa interessante, diciamo, da poter trovare. E bene, questa è una delle carte interessanti di stasera. Una delle carte più interessanti di stasera, sicuramente. Ora, questa è bella. Questa è una bella carta, questo è un genere di carta che mi piace. Ah, dici che è lui che non può rimanere a secco? Può essere, può essere. Allora, estorsore meschino. Allora, intanto iniziamo con leggere che è un 6-4 minacciare a costo 3, di cui un nero. Quindi abbastanza undercosted. Ma ovviamente, come in ogni carta nera che costa molto poco rispetto alle sue statistiche, c'è un piccolo, diciamo, un cavillo, che però in questo caso secondo me non è neanche tanto un cavillo, perché dice che ogni qualvolta lui attacca,
il giocatore in difesa può farti pescare una carta. E se lo fa, stappa l'estorsore meschino e rimuovilo dal combattimento. Quindi noi di terzo turno intanto ti caliamo un 6-4 minacciare. Di quarto turno noi ti meniamo con questo 6-4 minacciare. Cosa fai? Prendi 6 danni o ci fai pescare per poi, tra l'altro, comunque stapparlo e averlo in blocco, questo 6-4. Carino, decisamente carina come meccanica. Decisamente carina. E beh, intanto ci fa pescare, intanto l'abbiamo pagato 3 e secondo me già che ci faccia pescare, diciamo che forse ci deve far pescare 2 carte. Devo capire se basta una carta, perché comunque non lo perdiamo lui, quindi in realtà forse basta veramente la prima volta che ci facciano pescare e siamo tra virgolette a pari. Cioè, abbiamo pagato 3 per avere in campo un 6-4 in difesa e abbiamo pescato una carta? Ma va benissimo, ma va benissimo. E infatti, esatto, il forte che rimane bloccante. Avesse detto solo, che ne so, previeni tutto il danno da combattimento che gli viene inflitto, bla bla bla, probabilmente il fatto di non averlo poi come bloccante poteva essere un problema. Nel senso che il nostro oppo gioca super aggro, noi attacchiamo col 6-4, dice ok, previeni il danno, tu pesca pure e poi io ti meno malissimo con tutte le mie robe. Invece col fatto che si stappa è tanta roba. E Seba, benvenuto, grazie mille del follow. Allora, io non ho avuto cali di frame. Non ho avuto cali di frame, Alessio. Quindi non penso sia problema della linea. No, beh, certo, Liliana. Difficile che farà danni. Quello è un problema. Cioè, un problema. Il fatto che io, essendo solo affiliato, a volte vi fa cambiare la qualità, altre volte no. Vi fissa a quella a cui streamo io. Che tra l'altro potrei streamare di più, ma appunto per questo motivo io streamo a 720. Che è più fattibile anche se avete magari problemi di linea. Comunque, carta interessante. È un design, tra l'altro, che era da un po' che non si vedeva una cosa del genere. Adesso non mi viene in mente. L'ultimo non è stato tantissimo tempo fa. Però comunque, secondo me, forse l'anno scorso è uscita una carta di questo genere, ossia insomma, una cosa undercosted che in qualche modo dava una scelta al nostro avversario. Sotto le strade di Caldia sarà Caldaia, sicuro. Secondo me, ovviamente, i tunnel sono una varietà di segreti per contrabbandare gli intraprendenti. Era un passaggio, insomma, sì, ok. Ah, è vero, c'era il troll delle capre di Eldraine. È vero, è vero, è vero. È vero, è vero, c'era quella carta lì. C'era quella carta lì. È vero, è vero, quello con le pedine capra. Esatto, esatto, esatto. Sì, probabilmente è quella, quindi si va belli indietro. Si va belli indietro. Tra l'altro era un ogre. No, era un troll. Era un troll, quello là. Era il classico troll del ponte. Quindi, ok, 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 ci sta. Ci sta, quindi era da più tempo di quanto pensassi che non c'era un design simile. Carino, carino. Comunque, molto, comunque un 6-4 minacciare a questo 3, che ci fa pescare. È un 6-4 minacciare a questo 3 che ci fa pescare. Già questo lo rende forte, secondo me, potenzialmente. Ok, andiamo con la seconda carta di stasera di quel ciclo hate contro i colori. Che è Fuori dai piedi. Istantaneo a costo 4, di cui un blu, che però costa 2 in meno se bersagliamo un permanente verde.
che fa rimbalzino di permanente non terra, quindi torna in mano al proprietario, e in più peschiamo anche una carta, che è non male, meglio probabilmente di quello bianco. Molto molto carino, cioè il fatto che si cicli ovviamente lo rende molto più forte. Rimbalzino, quindi facciamo tempo su magari un ciccione verde, e peschiamo pure, quindi diciamo riprendiamo la carta che abbiamo appena usato. Molto molto carino, a costo 2 potenzialmente diventa un unsummon, o meglio un oddio, quello che è uguale all'unsummon che costa 2, che fa riprendere in mano permanente, non mi ricordo più il nome effettivo, che però in più ci fa pescare, quindi carino, 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 ci sta. Sono curioso di vedere gli altri effetti contro gli altri colori. Il rosso sarà sicuramente uno sparo. Il rosso è sicuramente uno sparo, che però come farà come effetto aggiuntivo? Uno scry o un impulsive draw potrebbe fare. Diventerebbe fortissimo, secondo me. Dipende dallo sparo, chiaramente, e da quanto costerebbe scontato. Il blu l'abbiamo visto, il nero, spacchino condizionale, quasi sicuro. E il verde... Boh, un fight, una cosa che fa lottare e che magari potenzia la nostra creatura se bersagliamo la creatura avversaria del colore specifico, qualcosa del genere. Boh, vedremo. Diciamo che dagli due effetti che già abbiamo probabilmente saranno una sorta di removal anche gli altri, come spesso tra l'altro sono queste carte qua. Quindi vedremo un po'. Ok, ecco, la comune che in realtà va a includere un ciclo di comuni. In questo caso abbiamo quella dei maestro, fuori legge affascinante. È un farbutto vampiro 4-5 a costo 6, costa veramente tanto, che quando entra nel campo di battaglia infligge 2 danni a ogni avversario e tu profetizzi 2. Ma in realtà l'effetto che mi interessa e per cui ho deciso di metterla qua dentro è il secondo, che è quello comune a tutte le carte, a tutte le comuni di questo ciclo. Ossia che noi in qualsiasi momento possiamo pagare 2 mana generici, esiliare questa carta dalla nostra mano... E una terra bersaglio a tappa aggiungi uno dei 3 colori, in questo caso quelli dei maestro, quindi blu, nero e rosso, o rosso. E questa terra quindi fa mana tricolor fin tanto che la carta che abbiamo esiliato dalla mano non viene lanciata dall'esilio, e noi in qualsiasi momento, quando vogliamo, possiamo lanciare la fuorilegge. No, in qualsiasi momento è sbagliato, perché non possiamo lanciarla con lampo. Però fin tanto che è in esilio, noi possiamo lanciare la fuorilegge in questo caso. O comunque la carta che, esiliandola dalla mano, facciamo fixare la terra. Questa è una bomba, è fortissimo in limited queste carte, sono fortissime. Esatto, una terra ci diventa tripla e soprattutto non la perdiamo mai la carta, perché possiamo sempre lanciarla dall'esilio. È quello il fortissimo, secondo me. E soprattutto in limited, se ce l'abbiamo in mano in qualsiasi turno che non sia il turno in cui la vogliamo giocare, quindi in questo caso magari il sesto turno, tutti i turni prima... Se in qualsiasi caso abbiamo 2 mana liberi, tra l'altro lo possiamo fare come instant, ci conviene esiliarla e fare mana fix, perché tanto possiamo rigiocarla, non la perdiamo come carta, e anzi addirittura abbiamo il vantaggio di quello che è Fortell, ossia abbiamo esiliato la carta e in limited si giocano gli effetti scartino spesso, e la proteggiamo da effetti scartino. Abbiamo, è come se avessimo una carta in mano in più. Quindi possiamo raggiungere le 7 carte in mano più le carte esiliate per questo effetto, e che poi vengono giocate in late game. E hanno quasi tutte, se non sbaglio, hanno tutti ETB, hanno tutti effetti, quando entrano fanno qualcosa e hanno delle buone statistiche. Quindi sono carte da late game comunque.
Esatto, e la puoi fare da turno 2. E ripeto, la cosa anche fortissima è che la puoi fare instant. Cioè, noi abbiamo la removal barra il counter a costo 2. Aspettiamo il turno dell'oppo. Se non lo abbiamo usato alla fine del turno dell'oppo, perché non ha giocato la creatura o non ha giocato magie da, che valeva la pena neutralizzare con il nostro counter a costo 2, in end facciamo questo, abbiamo fissato la terra e ce l'abbiamo a abbiamo una creatura a disposizione quando ci servirà, quando ormai non avremo più problemi di mana tendenzialmente. E veramente veramente un bellissimo design, veramente un bel design forte per una common, soprattutto per limited è veramente forte, veramente fortissimo. E tra l'altro non ti fa, tra virgolette, sprecare slot nel set a artefattini che fixano, elfetti verdi stupidi che fixano e che, a cui hanno accesso solamente chi fa verde, eccetera eccetera. Cioè, tu puoi montare tranquillamente il tuo mazzo Grixis, buttarci dentro due o tre di queste, perché tra l'altro sono pure common, quindi anche in draft si vedranno, anche in, molto probabilmente anche in più copie, e hai il mana fix. Hai il mana fix senza andare a intaccare, tra virgolette, la composizione del tuo mazzo. Veramente, veramente forti. Ah, sì, ci starebbe tantissimo, Liliana, che nella busta tematica ci sia sempre fisso uno di quei, cioè quello della famiglia effettivo. Quello assolutamente. È veramente, cioè, quando l'ho letto ho detto, cioè, quando l'ho letto io mi ero fermato a Esilia è una tua terra a tricolor, figata, fortissimo, cioè un fix, cioè, la classica scelta, il classico meme, tutte le carte hanno, sono o scelte multiple o potenziamento essenzialmente. E invece no, questa è molto più forte. Cioè, l'ho riletta tutto, poi ho finito di leggere e ho detto, ma porca miseria. Cioè, non perdo la carta, mi fissa le terre, lo posso fare instant. È una carta da late game, quindi è perfetta, perché in early la esili e in late la giochi come dovrebbe essere. Top, la adoro, 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 adoro. Adoro veramente. Bella, 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 bella. Mi piace tantissimo questo ciclo di comuni. Non pensavo potessero ideare qualcosa di così bello e funzionale, soprattutto. Senza, diciamo, andare a fare cose troppo strane. Rimane tutto nel framework di Magic. Fighissimo. Fighissimo. E ovviamente ce n'è. Ne sono usciti. Penso siano uscite quella degli Obscura e quella dei Cabaretti anche. Se non sbaglio, quella degli Obscura è un penso sia un volante 4-4 che quando entra in campo guadagni 3 vite. E quella dei Cabaretti non me la ricordo. Ce l'ho però qua comoda. Quella dei Cabaretti, eccola qua. Quando entra... Ah, ok, crei un cittadino. Crei un cittadino ed è un 5-3 costo 5. Quindi ti fa alleanza. Molto, molto carina, molto carina. Curioso poi vedere... E sono tutti ETB. Sono tutti ETB, quindi suppongo abbiano... cioè, come pattern questo qui. Costo 5 più, statistiche buone, ETB e poi l'effetto che fissa. Bello, bello. Bellissima, bellissima. Sto spendendo più tempo su questa comune che su alcune rare di questa sera. Però va bene, andiamo avanti. Ecco, Uncommon. Questa penso sia l'ultima Uncommon, se non sbaglio, che vedremo stasera. Che però reputo piuttosto forte, probabilmente giocabile anche in standard, se c'è il mazzo giusto. Indulgenza contaminata, istantaneo a costo 2, un blu e un nero, che dice pesca due carte
e poi scarti una carta a meno che non ci siano 5 o più valori di mana tra le carte nel tuo cimitero. Quindi se abbiamo il mazzo fatto apposta e abbiamo i nostri 5 valori di mana al cimitero, è un pesca 2 a costo 2 instant, che secondo me è fortissimo. Considerando che in standard tendenzialmente la spell che ti fa pagare, che ti fa pescare 2 costa 4. Sì, sì, chiaramente questa è per la meccanica Esper. E questo, infatti, il blu-nero come overlap è diciamo le cose al cimitero, perché abbiamo i maestro che si sacrificano le cose e gli obscura che invece se le scartano. Quindi hai in entrambi hai il modo, volendo, anche di controllare i valori di mana, anche se nello specifico il controllo dei valori di mana è più obscura che maestro. Questa non credo sarà un ciclo, perché comunque stanno uscendo tante carte bicolor, anche di tutte le rarità, quindi non credo sarà un ciclo, sinceramente. Semplicemente ci saranno vari effetti bicolor che vanno appunto a overlappare le famiglie, le due famiglie in questione, e che quindi saranno giocabili in entrambe. Carino comunque. Molto molto carino. Appunto, è un pesca 2 a costo 2 instant nel mazzo giusto, quindi secondo me è abbastanza forte. È abbastanza forte. Poi andiamo avanti con le carte da standard che tentano di imitare altre carte più forti di Commander o di Legacy in questo caso. Infilzacuore Aviana è un 1-1 assassino uccello a costo 2, blu e nero, con volare. Vi ricorda qualcosa? E fin tanto che ci sono 5 più valori di mana tra le carte nel tuo cimitero, l'infilzacuore prende più 2 e a tocco letale, quindi diventa un 3-3 volare tocco letale a costo 2, not bad. E quando lei muore, macina due carte e poi pesca una carta. Questa diciamo che è un pochino la brutta imitazione della Strix, della Strige Funesta. È Strige Funesta in italiano, mi sembra di sì. Baleful Strix. Carina, sicuramente carina, sicuramente molto carina, anzi, mi ricorda molto, cos'era, un farabutto, mi sa un farabutto di Zendikar Rising. Nel mazzo farabutti si giocava un volante che poi in base alle carte nel cimitero dell'avversario, in quel caso, si potenziava. Questo, diciamo che diciamo potrebbe vedere gioco per quello, nel senso che diventa un volante potenzialmente 3-3, quindi abbastanza grosso, con tocco letale, e quando muore ci fa pescare carte. Si ricorda molto vagamente Darcy, sì, molto vagamente Darcy, ovviamente più forte, però diciamo che è la classico La classica creatura a costo basso con condizione per potenziarsi e che volendo può anche fare vantaggio. O comunque che in qualche modo fa vantaggio, perché abbiamo la Strix che appena entra ti fa pescare ed è un 1-1 detach volare a costo 2. Abbiamo il, che ne so, il Delver che costa 1, se riveliamo l'instant diventa un 3-2 volare a costo 1. Questa è un 1-1 volare che può diventare un 3-3 volare tocco letale con la condizione giusta. Dragon Rage, stessa cosa. Diciamo è quel genere di carta. È quel genere di carta che tendenzialmente, se c'è il mazzo giusto, diventa molto forte. Quindi per quello potrei vedercela in standard, ovviamente da standard. Anche perché è una buona carta. Sicuramente una buona carta e potrebbe essere un payoff appunto per fare quel mazzo che vuole scartarsi le carte e avere i costi di mana diversi. Poi parlavamo degli Obscura prima, abbiamo l'influenza degli Obscura, quindi
l'incantesimo tricolor classico, insomma, che abbiamo visto essere un ciclo delle varie famiglie. E questo è più particolare degli altri, forse anche un po' meno forte, direi, però sicuramente più particolare. Dice: ogni qualvolta lanci una magia, se il suo valore di mana è pari al numero di segnalini anima sull'influenza degli Obscura più 1, quindi lancio una magia, deve avere come costo di mana convertito i segnalini che ha l'influenza più 1, quindi vuol dire che la prima magia che lancio deve avere a costo 1, metti un segnalino anima sull'influenza e poi crea una pedina creatura spirito 2-2 bianca con volare. Quindi che cosa vuole questa carta? Vuole essenzialmente, per triggerarsi, che ogni volta andiamo su per la curva. Quindi la prima volta triggerà lanciando una magia a costo 1, la seconda volta lanciandola a costo 2, poi a costo 3, a costo 4 e via così. E poi dice: fin tanto che ci sono 5 o più segnalini anima sull'influenza, gli spiriti che controlli prendono più 3, più 3. Veramente, insomma, importante come buff. I nostri 2-2 diventano dei 5-5. Però, appunto, devi aver fatto la scala ed essere arrivato almeno a 5. Quindi aver lanciato la magia a 1, poi a 2, poi a 3, poi a 4, poi a 5. E in quel momento tu avrai 5 spiriti 5-5, perché l'influenza li potenzia. Il primo segnalino lo prende alla prima spell. Perché la prima spell lei non ha segnalini, quindi vuole che tu lanci una cosa che costa 0 più 1, quindi devi lanciare una magia a costo 1, e in quel momento triggera la prima volta. E poi su avanti così. Tra l'altro una cosa interessante in un mazzo spirito, perché comunque dice gli spiriti che controlli, non le pedine spirito. Avevo potuto dire le pedine spirito e magari renderla un pochino più facile da triggerare, secondo me diventava più interessante come carta. Però diciamo che potenzialmente in un Esper Spiriti potrebbe essere un buon effetto, diciamo, inno molto molto pompato, perché un più 3 è veramente tanto, è veramente tanto. Però carino, carina, è un po', secondo me per ora la più scarsa. Secondo me è la più scarsa per ora, perché devi veramente fare i giochi circensi per raggiungere quello che vuole questa carta. E poi abbiamo già anche Liliana, perché quando lanci la spell a costo 3, torniamo un attimo indietro, perché lei triggera quando lanci la magia e il suo valore di mana è il numero di segnalini sull'influenza più 1. In quel momento poi tu metti il segnalino anima sopra, quindi sei già allo step dopo, non puoi lanciare, cioè il tuo caso lancio la spell a costo 3, ok? Assumendo che l'influenza abbia due segnalini, quindi lancio la spell a costo 3, triggera perché vede che è i segnalini più 1, faccio lo spirito e poi l'influenza avrà tre segnalini, quindi per triggerare vuol dire che devo lanciare una spell a costo 4. È fatta apposta. È tristo rospo totale. No, è fatta apposta perché tu debba fare la scala di costi di mana per triggerarla fino alla fine. Infatti, per quello dico, potevano rendere, secondo me, l'inno un po' più debole dicendo pedine spirito, però renderla più facile da triggerare. Quello sarebbe stata più, secondo me, più carina. Abbiamo anche l'influenza dei cabaretti. L'influenza dei cabaretti, sempre incantesimo a costo 3, come tutti,
E questo dice: all'inizio del tuo mantenimento, guarda la prima carta del tuo grimorio. Se è una creatura o un planeswalker, puoi rivelarla e aggiungerla alla tua mano. Se non lo fai, puoi metterla in fondo al tuo grimorio. Questo è un incantesimo che essenzialmente ci fa pescare una carta in più. Innaia. Che ti direi che è abbastanza forte. Abbastanza forte, secondo me. Soprattutto per un costo 3. Per un costo 3 ci sta. Poi sì, tra l'altro questa cosa qua la puoi buttare dentro nei mazzi tribali, tipo in dinosauri. Mazzo dino, molto forte questa. Costo 3 ti fa pescare una carta in più, tendenzialmente. Fa molto corno dell'araldo. Guardi, riveli la carta, la creatura, la peschi e poi peschi di turno. Tra l'altro anche Planeswalker. Che schifo non fa, che male non fa. No, è carina, questa non è forte come... Adesso, per ora la Maestro è la più forte in assoluto, quella che fa essenzialmente Cass, che è una bomba. Poi secondo me a livello di utility generale c'è questa, perché comunque fa pescare una carta in più a turno, tendenzialmente, molto forte. Tra l'altro è forte perché dice che se non l'aggiungiamo alla mano possiamo metterla in fondo al grimorio. Quindi è una cosa che magari... Ok, non è una creatura, un planeswalker, ma è una cosa che ci serve, che vogliamo pescare, la lasciamo lì. È la 53esima terra, la mettiamo in fondo. No, fa una sorta di scry quasi, addirittura. Molto forte, molto più forte in realtà di solo di rivelare e pescare. Perché il fatto di potercela mettere via se non è una cosa che ci interessa, secondo me la rende ancora più forte. Poi c'è quella degli intermediari, secondo me, che comunque ha un effetto proprio semplicemente molto forte, che mette un più uno su tutte le creature e una fedeltà su tutti i planeswalker. E poi, vabbè, quella degli obscura, perché devi fare veramente le pirouette su una mano in verticale per avere il massimo dell'effetto. Vedremo i riveteer. Che suppongo uscirà domani sulla loro influenza. Non saprei sinceramente cosa aspettarmi da quella dei Riveteer. Esatto, sì, assolutamente. Bam. È una pescata extra. È essenzialmente una sorta di... cioè, nel mazzo giusto potrebbe essere la sparo abbastanza grossa, eh. Azcanta versione incantesimo, ovviamente un pelino più forte, perché non fa solo scry, ma se è la carta giusta ce la fa pure pescare, ecco. Io l'ho detto che la sparavo abbastanza grossa, però diciamo per questa triade di colori è un effetto veramente forte. Sicuramente. Curioso della Jund, dell'influenza Jund, della Ascendancy Jund. Ah! Phyrexian Arena è Tome, esatto, più o meno, sì. Però Phyrexian Arena la peschi a prescindere. Dici che fa menare le mani, vedremo. Curioso, molto curioso. La vedremo giovedì a questo punto. Ok, andiamo con una carta invece secondo me interessante, almeno in ottica standard. Sicuramente in ottica standard interessante. Intercettatore degli Obscura. È un mago cefalide. 3-1, lampo, lifelink, a costo 4, di cui tricolor, quindi bianco, blu, nero. Che quando entra nel campo di battaglia complotta, quindi peschiamo una carta, scartiamo una carta e se scartiamo una non terra lui si becca un segnalino +1. Quando complotta in questo modo fai tornare fino a una magia bersaglio in mano al suo proprietario. Questa è carruccia in realtà, ottica standard chiaramente. Questa è essenzialmente una sorta di Venser. È una sorta di Venser, quello di Caos Dimensionale, che rimbalza il Venser originale
ovviamente rimbalzava sia magia che permanente, questo solo magia, che però può diventare, cioè fa loot, può diventare un 4-2 con lifelink, non è male, non è malvagio secondo me, è un bel effetto che fa un sacco di tempo tra l'altro, tornando al discorso di domenica, che il mazzo Esper qua sembra voglia essere una sorta di mazzo aggro tempo. Quindi questo effetto, tra l'altro, è top per quel genere di mazzo. È un counter, ti rallento di un turno le tue giocate e io nel frattempo ho giocato un ciccione e mi sono fatto un ciccione, insomma, una carta con tanta forza e mi sono fatto della card selection, magari, con il complotto. Quindi, carina. Cioè, diciamo che secondo me è la riconferma del fatto che questo mazzo, se mai esisterà in standard, sarà il classico mazzo, il cosiddetto aggro control. Il cosiddetto aggro control. Tra l'altro, art molto molto bella del caro Jason Engel, che speriamo, che spero di rivedere dal vivo a Lucca Comics di quest'anno e fargli firmare tutte le carte come al solito. Però è bella, mi piace molto questa carta qua e sarei interessato appunto nel vedere che ci sarà questo Esper tempo, sarebbe carino. Poi passiamo alla leggendaria con i costi ibridi, che anche questo abbiamo visto essere un ciclo. E qua abbiamo Ginny Fae, mano destra di Jetmir. È un 3-3 che costa 3 mana, di cui un verde, e poi un ibrido rosso-verde e un ibrido bianco-verde. Quindi possiamo pagarla 3 verdi oppure combinazione di tutti i tricolor, oppure doppio verde più un rosso, doppio verde più un bianco. Diciamo è abbastanza flessibile dal punto di vista dei colori di mana che possiamo usare per lanciarla. E ha anche questo un effetto particolarmente interessante, che ovviamente gioca con i cabaretti, che dice: se stai per creare una o più pedine, puoi invece creare altrettante pedine creatura felino 2-2 verdi con rapidità, oppure altrettante pedine creatura canide 3-1 verdi con cautela. Tra l'altro, esatto, l'hanno fatta appositamente dei colori del quella famosa Baia Box di M20 o M19, non mi ricordo, che era quella leggendaria che appunto creava sia pedine cane che pedine gatto, ed era Naya. Quindi, insomma, può essere lei il comandante, ma secondo me l'altro è più forte. Se vuoi fare proprio quel tema, canidi e felini. Però questa diventa forte perché per ora abbiamo visto che in dei colori, almeno, dei cabaretti, le carte creano quasi sostanzialmente cittadini 1-1. Avere queste in campo e poter trasformare questi cittadini 1-1 in o 2-2 rapidi o 3-1 cautela diventa abbastanza interessante. Esatto, Rin e Seri, il comandante canigatti. La regina dei cani e dei gatti. Esatto, tra l'altro io voglio vedere le pedine, io voglio vedere il gatto, quanto è bello. Il gatto 2-2 con rapidità. Tra l'altro canide verde, penso sia la prima volta che il cane è verde. Se non sbaglio, la pedina di Rin e Seri era bianca. O comunque i canidi tendenzialmente sono bianchi perché sono leali, giustamente. Però, insomma, un bel effetto. Tramutare una pedina 1-1 in una di queste altre due è decisamente, decisamente forte. E poi a me piacciono questi costi ibridi fatti così, sono bellissimi. A parte che per l'ordine dei colori è fighissimo che la sezione centrale è come se ci fosse questa sezione in obliquo con il verde che ti fa capire, no?
che puoi effettivamente pagarla a tre verdi, perché sono tutti vicini. Fighissimo. E faceva gatto verde e cane bianco, esatto. Mi ricordavo. Ok, ok. Però è bella, bella. Mi piace, mi piace. Curioso anche delle altre poi leggendarie di questo tipo. Ah, ah, questa è una carta che mi fa salire tanti ricordi di quando giocavo Esper Control. E cosa avrei dato per una carta del genere ai tempi, in standard. Questa è Lacerazione del Vuoto, è un istantaneo che costa 3 color, costa bianco, blu, nero. Non può essere neutralizzata e distrugge un permanente non terra bersaglio. Questo è quasi un Vindicate, anche se non spacca terra. Instant, incounterabile. Tricolor, giustamente. Però veramente forte. Tra l'altro, che racchiude perfettamente i suoi tre colori, perché bianco e nero insieme di solito spaccano, spaccano permanenti qualsiasi. Basta vedere Anguished Unmaking, Atterend, insomma tutti quegli effetti lì. Anzi, addirittura a volte gli esiliano. Il blu cosa poteva dare in più? Cosa poteva dare di meglio a questo effetto? Il fatto di essere incounterabile, ovviamente. Questa è veramente forte. Veramente, veramente forte questa. Non so, adesso io non conosco abbastanza il formato, ma potrebbe vedere gioco in Modern, una roba del genere. In Pioneer secondo me sì. In Pioneer sì, ci sta, perché è un po' più lento come formato, quindi avere una removal così a costo 3 diventa sicuramente forte. Non so in Modern, potrebbe essere troppo lenta, però può colpire qualsiasi cosa. E da incounter, soprattutto incounterabile. Magari di side, tipo mirror contro control. Gioca Teferone, che so che si gioca, che tendenzialmente fa vincere, o Jace, TMS, e con questo te lo spacco, punto, e tu non dici niente. Quello, boh, mi sembra forte da quel punto di vista lì. Cioè, in questo caso specifico, quindi magari una carta side. Più che altro Esper Super Friends, dici, o comunque Esper Control, che tendenzialmente vincono di Planeswalker. Sì, sì, sicuramente non in 4 per in Modern, su questo sono consapevole. Per quello pensavo più a una side più che di main. Esatto, tra l'altro spacca, cioè più che altro il fatto che sia incounterabile secondo me diventa forte contro quei mazzi in Modern che sono super control e che vincono di Planeswalker, che tendenzialmente la loro idea è: io ti calo il Planeswalker, io ho 7 carte in mano di cui 8 sono counter e tu non fai niente al mio Planeswalker e vinco con quello. Con questa le carte in tavola un pochino si ribaltano. Insomma, questa è tanta roba. Probabilmente una delle carte più forti del set diventa. A meno di magari una carta super OP tipo Omnixie. Ecco, diciamo che abbiamo due tipi di carte forti, secondo me, nei set. Le carte tipo Omnixilis, che sono quelle chiaramente pensate per essere sbroccate, perché Omnixilis è oggettivamente sbroccato, secondo me, con la meccanica del casualty, e che lui col fatto, e al contempo col fatto che costi solamente 3, e poi carte tipo questa, Lacerazione del Vuoto, che sono effetti veramente forti, ma appunto diciamo chirurgici in un certo senso, anche se non è proprio il termine corretto. Però diciamo che tu leggi questa carta e non dici è scarsa, dici chissà dove verrà giocata essenzialmente, che però non costituisce, anzi è una risposta, ecco, le risposte, che è Lacerazione del Vuoto e le minacce Omnixilis. Questo potrebbe racchiudere
veramente tutto il discorso sull'equilibrio di un metagame, di avere minacce e risposte allineate in modo che i matchup possano avere risposte a certe minacce, ma non a tutte, bla bla bla. Teoria, ovviamente, che a volte si è vista anche nella realtà, altre volte, quando non è stata rispettata, si è visto moltissimo. È vero. Però, insomma, bella carta. Sicuramente bella carta. Decisamente. Sono quelle carte che mi fanno un pochino battere il mio cuoricino da giocatore control. Ecco. Da ex giocatore control. Ormai non gioco quasi più control. In Commander è pallosissimo giocare control. Quindi tendo a evitarlo. Oh, finalmente siamo arrivati alla carta interessante. La carta interessante del set. La nostra cara Luxior. Dono di Giada. No, Stax, no, lo odio. No, no, zero Stax. Solo se gioco competitive, allora gioco Stax. Che è la sofferenza massima per un giocatore di Magic. Ecco, la spada crea Gideon, essenzialmente. Allora, questa è molto interessante. Intanto costa 1, è un artefatto leggendario equipaggiamento. Ha un equipaggiare 3, ma anche un equipaggia planeswalker 1. Quindi potenzialmente, se abbiamo un planeswalker in campo, possiamo a costo 1 giocare questa e a costo 1 equipaggiarla a un planeswalker. Ma cosa vuol dire che possiamo equipaggiare qualcosa a un planeswalker? Dice che intanto la creatura equipaggiata prende più uno per ogni segnalino su di essa. Quindi ovviamente la equipaggiamo un Planeswalker, prende più uno per ogni segnalino fedeltà. Quindi essenzialmente la sua fedeltà diventa forza costituzione, in un certo senso. Mentre se la usiamo su altre cose, altra creatura, se ha dei segnalini diventa sempre più forte. E poi il permanente equipaggiato non è un Planeswalker, ed è una creatura in aggiunta ai suoi altri tipi. Le abilità di fedeltà possono comunque essere attivate, ovviamente. Esatto, Bazar. Il druido devoto ringrazia con questa carta. Non puoi soffrire di Stax se ammucchi a prescindere. E vabbè, con Helm of the Host, ovviamente, assolutamente. Però diciamo che qua, tra l'altro, fun fact che ho scoperto oggi grazie a Twitter, con il regolamento attuale, questa carta non funziona. O meglio, penso che se lei equipaggia un planeswalker, il planeswalker muore per azione di stato. Fun fact, infatti hanno detto che uscirà un aggiornamento della regola, insomma del regolamento, in modo che funzioni. E per il semplice fatto che qua non dice che le statistiche della creatura che diventa il Planeswalker, suppongo sarà una convenzione che verrà definita in una nuova regola dei Planeswalker. Ossia, tipo quando un planeswalker diventa creatura, se non diversamente specificato, è una creatura 0-0. Mi verrebbe da dire una cosa del genere. In questo modo, con questa regola, non muore per azione di stato perché diventa uno 0-0 e si potenzia, prende più uno per ogni suo segnalino e quindi non c'è mai una finestra in cui muore. Esatto, tipo Living Weapon. Esatto. Secondo me utilizzeranno una cosa simile a Living Weapon. Allora, particolarità, che tra l'altro ovviamente in questi 2 giorni molti hanno scritto, mi hanno chiesto sia in privato che nei vari commenti. Alcune cose. Cosa vuol dire che un Planeswalker non è più un Planeswalker ma è una creatura? Diciamo che tendenzialmente l'unico malus è che ovviamente può essere ucciso in combattimento, da danno da combattimento, e può essere distrutto da effetti che colpiscono creature. Quindi questo è abbastanza banale.
Ma ha in realtà, secondo me, molti più bonus che malus. Ossia il fatto che innanzitutto il planeswalker smette di essere un planeswalker. Uno, le abilità di fedeltà continuano a funzionare, come anche tra l'altro ci ricorda giustamente la carta, perché le abilità di fedeltà non hanno bisogno che la carta sia un planeswalker per funzionare, ma hanno bisogno che la carta, che il permanente, abbia i segnalini fedeltà. E quindi in questo caso la condizione è incontrata, diventa una creatura, il nostro planeswalker, ma i segnalini di fedeltà li mantiene, quindi le abilità di fedeltà possono essere attivate, sia in più che in meno, ovviamente. Con chiaramente le stesse regole, che se ho un meno 7 ma ho un segnalino fedeltà non posso fare il meno 7 perché devo avere almeno 7 segnalini. L'altro bonus, secondo bonus, è che non essendo più planeswalker, il nostro creature walker, chiamiamolo così, non può più essere attaccato direttamente dalle creature dell'avversario, perché è una creatura, le creature non possono essere attaccate direttamente, cioè no, in realtà non è una creatura e le creature non possono essere, non è più un planeswalker, quindi non può più essere attaccato direttamente dalle creature. Non vale più quella regola perché lui non è più un planeswalker. Esatto, Kuja, sono comunque abilità attivate, le abilità di fedeltà. E terzo vantaggio è che anche prendendo danno da combattimento e anche avendo i segnalini fedeltà, non essendo più un planeswalker, i segnalini fedeltà non calano in base al danno che subisce. Quindi, che ne so, abbiamo Elspeth, gli diamo Luxior, quindi diventa un 5-5, ok? Perché entra con 5 segnalini, se non sbaglio. Se, diciamo, se non fosse una creatura, se fosse solo Planeswalker, uno sparo da 2 danni, per esempio, le toglierebbe 2 segnalini di fedeltà, andrebbe a 3 segnalini di fedeltà. Con Luxior diventa solamente una creatura, se le fanno 2 danni, i 2 danni se vengono segnati sulla sua costituzione, ma i suoi segnali di fedeltà non diminuiscono. Quindi, essenzialmente, uno, le creature non le possono più attaccare, quindi non possono scendere segnali di fedeltà. Due, non possono più sparare sparini al nostro planeswalker per fargli diminuire la fedeltà. Sì, in realtà i Gideon diventano creature in aggiunta, se non sbaglio. Infatti, infatti molto spesso, anzi penso tutti, i Gideon abbiano come effetto aggiuntivo che il danno che gli viene inflitto a Gideon viene prevenuto. In quel modo evitavano il fatto di fargli scendere la fedeltà nel caso venisse bloccato, per esempio, da qualche creatura. Mi sa che tipo uno Sharkan diventava creatura e punto, diventava il drago 4-4 e non era planeswalker, cioè non era creatura in aggiunta ma diventava proprio creatura e basta. E allora e anche lì era semplicemente un escamotage per dire ok, se lo bloccano non deve perdere i segnalini di fedeltà e quindi non è più planeswalker quando si trasforma in drago, essenzialmente. E niente, quindi diciamo che tendenzialmente, a parte ovviamente renderlo vulnerabile alla combat e renderlo vulnerabile alle removal per creatura, tutto il resto secondo me è un bonus, cioè non hai più, è un planeswalker che può comunque attivare le sue abilità e quindi ovviamente può anche stare in difesa, può stare lì e non attaccare, per dire, no? E fare le sue cose, le sue abilità da planeswalker senza subire attacchi, senza farsi scendere la fedeltà con del danno random e cose così. Ah, diventa una creatura da prevenire tutto il danno che gli verrebbe inflitto in questo turno. Ah, ok, quindi forse anche Gideon diventava non planeswalker, vabbè.
Tibalt a costo 2 diventa meno scarso. Diventa una creatura che mena. E quindi più spaccabile da una qualsiasi creatura a forza 3. Tra le altre cose. No, però questa sicuramente è la carta più interessante. Ecco, dicevo prima, l'artefatto che le terre creano tesori, una di quelle interessanti, Luxor probabilmente è la più interessante del set che è uscita finora. Anche proprio semplicemente per il fatto che va a scombinare un po' di regole e che ha dei costi così bassi, comunque uno è uno più uno o uno più tre al massimo. Forte, veramente bella. Se distruggono la spada, il Creature Walker torna ad essere un Planeswalker, semplicemente. Quindi, per esempio, se sta attaccando, esce dalla combat, cioè non esce dalla combat, viene rimosso dal combattimento, probabilmente rimane tappato, se viene tappato. E basta. E poi tornano in essere tutte le... tutto quello che riguarda un Planeswalker. Liliana, buona notte. E ci vediamo alla prossima Spoiler Night, se ci sei, giovedì. E grazie mille per essere stato qui con noi anche questa sera. Reborn, altrettanto allora. Alla prossima. Dai che andiamo avanti. Non so quante ne mancano, sinceramente, però andiamo avanti. Allora, carta rara bicolor, carina, interessante, magnate del mercato nero, è un 2-2 costo 2, rosso-verde, farabutto felino, super sexy, con il completo, bellissimo. All'inizio del tuo mantenimento, il magnate ti infligge 2 danni per ogni tesoro che controlli, e lui, come abilità attivata, a tappa, crea una pedina tesoro. Questa è quasi... sembra quasi controproducente. In realtà... cioè, o comunque ti costringe ad utilizzare i tesori prima... cioè, tutti i tuoi tesori prima del tuo giro di turno. Perché lo dice... lo fa all'inizio del tuo mantenimento, il danno. Quindi... strano. Molto strano. E soprattutto... diciamo una cosa un po' controintuitiva è che di solito abilità del genere tu le vuoi attivare... in end dell'avversario, per poi avere lui stappato e magari fare 2 tesori, per esempio. Mentre con questo quasi non conviene, perché se lo fai all'end dell'avversario, poi nel mantenimento ti fa 2 danni questo. Quindi, insomma... è carino. Flavor bellissimo, sì. Questa è bella. Anche l'arte è stupenda. Cioè, poi questi gatti molto furri, però sono bellissimi. È strana, sicuramente strana. Costa poco, fa un bel effetto a gratis, comunque ti crea un tesoro che non è male. Però insomma, 2 danni per ogni tesoro è tanto. 2 danni per ogni tesoro è veramente tanto. E non è neanche una carta interessante da regalare magari un mazzo che fa tanti tesori, perché comunque in risposta al trigger può dire ok, io non lo prendo, oppure non voglio prendere così tanto danno, mi sacco dei tesori a random, a meno che tu non abbia a tua volta una carta tipo Karn, Great Creator o altre carte che impediscono di attivare le abilità degli artefatti, e allora i tesori rimangono lì. Però è un po' così, è un po' una carta un po' strana, sicuramente una carta un po' strana, che vedremo, forse in limited potrebbe valere la pena, però non saprei sinceramente, non so inquadrarla benissimo. Ok, andiamo avanti con l'incantesimo nero con nascondiglio 5, non sto lì a spiegare nascondiglio nuovamente. Qua abbiamo un incantesimo a costo 3, di cui un nero, che dice: all'inizio del tuo mantenimento puoi macinare 3 carte, che è un buon ammontare di carte da macinare. Poi se ci sono 20 o più carte nel tuo cimitero, allora puoi giocare la carta esiliata. E Captain Edward Patch, grazie mille del follow e benvenuto.
Questa non lo so, nel senso, macinare tre carte a turno non è male in alcuni mazzi. Il fatto di avere 20 carte al cimitero sicuramente è interessante in Commander ed è molto fattibile in Commander, forse in altri formati un po' di meno. Forse a parte penserei un dredge e così, ma in dredge non ce la vedo sta carta, non c'entra niente sta carta con quelle strategie che si vogliono turbo millare essenzialmente. Quindi forse in qualche mazzo commander tipo Tazigur o qualche self mill che comunque giocano tutti il nero bene o male, ci sta che magari addirittura questa la giochi e al tuo mantenimento hai già più di 20 carte al cimitero e casti la cosa gratis. Però, diciamo. Esatto, questa è la rara che non vuoi trovare in limited, assolutamente. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Tanto macinare 3 a turno è veramente pesante, a meno che non esca una barra due carte che ti permettono di rimescolare cose dal cimitero nel mazzo, sicuramente non la vuoi giocare in limited tanto questa qua. Questa è anche questa carta molto spicy. Ombra della mortalità. Attenzione, non ombra della morte, ma della mortalità. È un 7-7 che costa 15, 13 più 2 neri. Che dice: se i tuoi punti vita sono meno dei tuoi punti vita iniziali, questa magia costa X in meno per essere lanciata, dove X è la differenza. Quindi vuole essenzialmente che, diciamo, la miglior ipotesi è che noi abbiamo 7 punti vita, in un 1v1 constructed ovviamente, 7 punti vita e abbiamo un 7-7 a costo 2. E nulla più, non ha abilità, è un vanillone, è come Death Shadow, solo che Death Shadow è un 13-13 che costa 1 e che si spompa in base alle tue vite. Questa ovviamente la vuole emulare, o comunque è un modo diverso di vederla, anzi è quasi esattamente l'opposto, è quasi esattamente l'opposto di Death Shadow, perché Death Shadow costa sempre poco, ma poi ha forza e costituzione che si spompano se tu hai tanta vita. Mentre qua è il viceversa, cioè forza costituzione sono comunque un 7-7 sempre, e poi è il costo di mana che si sconta in base a quanto sei vicino alla morte, per l'appunto. Caruccio, diciamo che tra l'altro in molti hanno detto sì, verrà giocata o comunque verrà provata in alcuni mazzi che ovviamente non è Death Shadow né c'entra assolutamente niente come strategia, perché verrà giocata probabilmente per il fatto che è una carta a costo 15. Quindi si pensa in Commander con Yuriko, assolutamente. C'è mica quella carta di Modern Horizons 2 che riveli cose finché non trovi una non terra e poi fa danno a un bersaglio pari al costo di mana di quella carta. Probabilmente verrà giocata lì, insomma. È vero, il 13 fa un po' pensare a Innistrad. Fa un po' pensare a Innistrad. Come anche, tra l'altro, penso sia anche questo rimando non solo ovviamente al numero sfortunato, ma anche rimando a Death Shadow, perché Death Shadow è un 13-13. Quindi hanno voluto un po' ricreare questa cosa. Art comunque stupenda. L'arte è bellissima di questa. Proprio l'ombra che, no, prende il tizio che sta precipitando. Fighissimo. Che è tra l'altro appunto che sembra veramente un'ombra proiettata sui grattacieli da un qualche faro tipo Batman. Fighissimo. E questa carta spicy, sicuramente carta spicy. L'alternativa avevo visto la Borderless, che c'è il tizio, no, che tiene invece su, molto figa anche quella. Sì, beh, le Borderless sono fenomenali. Comunque in generale, di tutte. Veramente carina. Insomma, ci sta. A me piacciono queste carte qua. A me piacciono, che è anche il motivo per cui tendenzialmente mi piacciono quei set tipo appunto Modern Horizons, Jumpstart, cose così, cioè che fanno effetti, possono un pochino sbizzarrirsi con gli effetti. E allora escono carte anche molto più
pazze di questa, ma io adoro. Motivo anche per cui mi piacciono un sacco gli Unset, perché lì è veramente, sono veramente carte pazze. Ok, andiamo avanti con un Pegaso. Pegaso di Vetta del Parco, che tra l'altro è una carta molto interessante, secondo me. È un 2-1 a costo 2, verde-bianco, con volare e travolgere. Interessante. Tra l'altro è una combinazione che di solito è sui demoni, volare e travolgere. Mentre penso sia... Probabilmente non vorrei spararla, ma forse è la prima volta che la vediamo su una carta verde-bianca. Comunque, ogni qualvolta il Pegaso infligge danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta se due o più creature sono entrate nel campo di battaglia sotto tuo controllo in questo turno. Quindi, diciamo che qua gioca con le pedine, vuole gioco di secondo turno, di terzo turno gioco, che ne so, una sorcery che dice crea due pedine, poi attacco con lui, faccio due danni e pesco una carta perché ho fatto entrare due creature nel campo di battaglia in questo turno. Carino, carino. Diciamo che questo tra l'altro è perfetto, secondo me, se mai ci sarà un Selesnia pedine. Mi ricordo tra l'altro rimembranze del Selesnia token che ci fu nello standard di Guild di Ravnica, eccetera. Che era veramente forte, tra l'altro perché, anche perché c'era quell'instant a costo X che faceva X pedine, che era veramente una bomba. Però diciamo che se mai ci sarà l'archetipo, se mai ci sarà effettivamente il mazzo su questa strategia, questa è un'ottima carta, soprattutto per fare vantaggio carte, perché ti fa pescare, cosa non banale in verde bianco. Oddio, verde adesso pesca, per carità, però verde bianco tendenzialmente un po' di meno. Poi, altra mitica, pulitore di cadaveri. Farabutto Ogre a costo 4, doppio nero, è un 3-3 con tocco letale, che dice ogni qualvolta un'altra creatura non pedina che controlli muore, il pulitore di cadaveri complotta. Quindi peschiamo una carta, scartiamo una carta, se la carta scartata è una non terra, gli mettiamo sopra un segnalino più uno più uno. Quando il pulitore muore, rimetti sul campo di battaglia un'altra carta creatura non farabutto bersaglio con forza pari o inferiore a quella del pulitore di cadaveri dal tuo cimitero. Quindi, quando ci muore qualcos'altro, complottiamo, quindi scartiamo potenzialmente cose che possiamo rianimare col secondo effetto, barra pompiamo un po' il pulitore. E quando lui muore, rianimiamo un non farabutto dal cimitero che abbia forza pari o inferiore a quella del pulitore di cadaveri. Tra l'altro, appunto, sinergia perfetta, fa tutto da solo essenzialmente, perché il complottare serve sia per scartarci eventuali futuri target da rianimare, sia per pompare il pulitore di cadaveri, perché ovviamente se scartiamo una creatura è una non terra, per pompare il pulitore di cadaveri e quindi ampliare il ventaglio di bersagli che possiamo andare a rianimare, perché si basa sulla forza, appunto. Quindi, carino, diciamo che è la classica carta che è mitica perché fa tutto da sola, è sinergica con se stessa, la rende forte, per cui, cioè, diciamo, ci sta che sia mitica proprio per quello, perché letteralmente fa tutto da sola. Ti serve forse un paio di creature che devono morire, che tra l'altro appunto questa è una carta mononera, quindi non è nemmeno difficile pensare che possa essere giocata con carte con casualty e quindi sacrificarle, muoiono, complotto, raddoppio la spell, faccio tante cosine, molto molto forte in quest'ottica. Poi vedremo se effettivamente avrà senso giocare questa carta, però c'è già il fatto che si sostituisca quando muore già con una carta dal cimitero, è abbastanza forte. È considerato anche che prima ci ha fatto lutare più e più volte, potenzialmente. Diciamo anche solo, secondo me anche solo che complotti una volta, gli metti un più uno sopra e rianimi una cosa forza 4 dal cimitero quando muore, secondo me ci sta. Ci sta tantissimo. Poi andiamo avanti con una nuova leggendaria Uncommon. Abbiamo visto che ci sono, sembrerebbe esserci questo ciclo di leggendari tricolor ma Uncommon. Abbiamo Quesa, augure di agonie. 3-4 a costo 4, Esper, quindi bianco-blu-nero. È una consigliere cefalide leggendario
che dice ogni qualvolta peschi una carta, un avversario bersaglio perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Qua sono stati bravi perché hanno reso l'effetto su un solo avversario. Se fosse stato ogni avversario, cioè ciao, proprio rottissimo. diciamo qua l'hanno bilanciato fortunatamente, perché altrimenti diventava veramente troppo facile. Cioè già, ci sono già infiniti modi per pescarsi il mazzo in Commander. Almeno sei... Oddio, che se ti... no, se ti peschi il mazzo e gli altri sono ancora full, non vinci. Non vinci in automatico. Però è molto facile che comunque tu vinca. Cioè, nel senso, non è che... vinci, no, non è che rimane tanto margine agli avversari comunque, perché mettiamo anche, cioè due sicuramente li fai fuori, diciamo che 80 carte magari ti rimangono nel mazzo quando riesci a scombare e pescarlo tutto, quindi fai fuori sicuramente due persone, il terzo però rimane, molto facile che rimanga anche magari una buona quantità di punti vita. Quindi non è un auto win. Però, diciamo, sicuramente interessante questo comando. Cioè, avere in zona di comando un effetto del genere. Questo poco ma sicuro. Poco ma sicuro. Poi. Ah, eccola. Questa qua era l'ultima uncommon. Mi ero dimenticato. Rancore fatale, questa è interessante. Non so se effettivamente, cioè so che c'è rosso nero sacrifice anche come archetipo, come mazzo giocato in alcuni formati, ma vedremo se vedrà gioco. Comunque è una stregoneria a costo 2, un rosso e un nero, che come costo addizionale dobbiamo sacrificare un permanente non terra, e ogni avversario sceglie un permanente che controlla che condivide un tipo con il permanente sacrificato e lo sacrifica. E noi però peschiamo una carta. Questo è forte, diciamo, tendenzialmente per il fatto che ci fa pescare, che si cicla. È un... cioè nel mazzo giusto è un enabler di sacrificio. Tra l'altro di un permanente non terra qualsiasi. Facciamo sacrificare la stessa cosa che abbiamo sacrificato noi a tutti gli avversari, tra l'altro, cosa che lo rende potenzialmente buono... anche in Commander, soprattutto col fatto, come abbiamo detto prima, in Commander si tendono a giocare molto più spesso in quasi tutti i mazzi, sia artefatti che incantesimi, e soprattutto appunto incantesimi molto fastidiosi tipo Studio Ristico, Smothering Tide, eccetera eccetera, e avere a disposizione nel proprio mazzo un, che ne so, costo 2, mi sacrifico questo incantesimo stupido che non mi serve più, e voi dovete sacrificare un vostro incantesimo quando magari appunto hanno solo Studio Ristico, insomma quelli lì fastidiosi, è molto interessante, e in più ti fa pescare, quindi non hai perso una carta facendo questo. Diciamo te lo fa diventare un uno per uno, che poi in Commander no, perché fai fuori probabilmente tre cose, quindi è automaticamente più forte in Commander. Però anche in 1v1 il fatto che ti faccia pescare, secondo me, è tanta roba. È quello che secondo me lo potrebbe rendere giocabile rispetto allo stesso effetto senza il peschino. E poi costa 2, costa solo 2 di quei due colori che appunto sappiamo comunque che giocano una strategia sacrifice. Quindi carina, carina. Tra l'altro art con i due tizi che si lanciano giù dal grattacielo così a caso, e che però è molto flavorful perché sacrifichiamo una nostra per sacrificare una loro. È figo, figo, ci sta, cioè è una bella uncommon, proprio una bella uncommon questa. Poi abbiamo un ricevitore astuto. Un 2-3 a costo 2, bianco-blu, è un cittadino umano che dice che mentre entra nel campo di battaglia puoi scegliere un permanente non terra. Le abilità attivate del permanente scelto non possono essere attivate. Ovviamente il permanente non terra... questo uno non bersaglia, perché è un mentre entra, e il permanente non terra deve essere in campo però, Attenzione, non è che lo nominiamo e facciamo cose strane. Le abilità del permanente scelto non possono essere attivate. E in più il ricevitore ha tutte le abilità attivate del permanente scelto, tranne per le abilità di fedeltà. Questo ovviamente è per evitare che succedano cose brutte con i planeswalker.
e puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore per attivare quelle abilità. Esatto, è un ladro di abilità, può essere comunque usato, è comunque un costo 2 e il tuo Planeswalker non fa più niente, che è un ago spinale, una sorta di ago spinale su una creatura 2-3. Ma la figata è che appunto se bersagliamo qualcos'altro che magari appunto ha delle abilità attivate interessanti, ce le prendiamo noi e possiamo usare mana di qualsiasi colore per attivarle, che è questa tra l'altro la cosa molto molto carina. Adesso in realtà non mi viene in mente niente in standard che abbia delle abilità attivate, non che non siano Planeswalker chiaramente, particolarmente forti. Forse qualche, non so. Oh, Rododea, nessun problema. Anzi, sono sempre io che mi dilungo. Non scusatevi. Sono io che dovrei scusarmi. E ci vediamo alla prossima. E grazie mille per essere passata, come sempre. Sempre un piacere averti qui con noi. E tanto siamo alla R, quindi dovremmo essere verso la fine. Non disperate. Finiamo prima dell'altra volta. Poco ma sicuro. Comunque carina, è un bel effetto. Tra l'altro avevo visto i colori, avevo visto che quando entrava sceglieva una cosa, quindi mi aspettavo una cosa tipo Meddling Mage o insomma un effetto simile, no? Che non può più lanciare cose. Invece no, è meno forte sicuramente, ma più interessante. E a me piacciono le cose più interessanti, sono noiose le cose troppo forti. È meglio avere un effetto interessante da decifrare piuttosto che uno lampante super forte, a mio modesto parere. Ok, andiamo con al mio segnale scateniamo l'inferno. È istantaneo a costo 4. Ma che più che altro, vabbè, quello ormai i miei orari sono andati completamente a marengo, quindi non ho problemi è che mi mancano carte da tradurre, stanno uscendo carte attualmente, voglio entro stanotte darvi tutto sulla pagina Facebook. E allora, scatenare l'inferno è un istantaneo dei Riveteer, tra l'altro penso sia stato spoilerato in anticipo tra virgolette rispetto a quando avrebbe dovuto. Comunque, costa 4, di cui tricolor dei rivettatori, quindi nero, rosso, verde. È un istantaneo che dice che infligge 7 danni a una creatura o un planeswalker bersaglio, quindi una removal. E quando infligge danno in eccesso in questo modo, distrugge un artefatto o un incantesimo bersaglio controllati da un avversario con valore di mana pari o inferiore all'ammontare di danno in eccesso. Quindi è removal. Ma se riusciamo a fare del, diciamo, removal, che ne so, su un 4-4, abbiamo come bonus un artefatto incantesimo a costo 3 o meno da spaccare dell'avversario, perché è la differenza tra il danno che abbiamo fatto alla creatura e i 7 danni che originariamente fa questa carta. È carina, un bel design, cioè, anche qui, cosa tutto sommato nuova, il fatto di sfruttare il danno in eccesso, o comunque che hanno introdotto in Fedeltà di Ravnica, se non no, in Ikoria, no, anche in Fedeltà di Ravnica, se non sbaglio, che c'era la lotta, che se la tua creatura aveva a travolgere, il danno in eccesso andava in faccia all'avversario. Comunque una cosa che stanno iniziando a sperimentare un po' di più, e questo è un bel effetto, un bel modo di sperimentarla. Cioè in questo modo puoi fare l'overkill su una creaturina piccola per, cioè questo qua puoi tendenzialmente anche pensarlo come effettivamente uno spacca artefatto incantesimo se hai il bersaglio giusto. Che ne so, hai il tuo artefatto a costo 4 per dire, tu hai fai ok, di creature che mi danno problemi non ce ne sono, però hai un 1-1. Io con questa ti spacco l'1-1 e ti spacco l'artefatto, perché il mio vero obiettivo era l'artefatto a costo 4, no? È carino, cioè nel senso ci sta, è versatile. È versatile. Diciamo che
in base alla situazione può essere removal più bonus spacchino, oppure spacchino più bonus removal di creatura. Diciamo difficilmente, secondo me, farà diciamo soltanto uno dei due. Beh, uno sicuramente non può fare solo spacchino, perché serve che faccia danno al creatura planeswalker. Ma diciamo che difficilmente col danno in eccesso non sarai capace di spaccare qualcosa, soprattutto in Commander, dove ci sono Sol Ring, dove ci sono addirittura, tra l'altro, però devi infliggerlo il danno in eccesso, quindi non puoi spaccare, non puoi fare 7 danni a una creatura che è un 7-7 e spaccare tipo una mana crypt, perché non hai fatto danno in eccesso. Ci sta, per carità. Però appunto in Commander, dove c'è pieno di mana rocca costo 1 e 2, sicuramente un mazzo Jund può fargli piacere. Una removal più spaccare artefatto, sicuramente. Ok, andiamo avanti. Ah, questa è una carta interessante, uscita stamattina. Specialista di estrazioni. Un altro farabutto mono bianco, tra l'altro, cosa molto strana. 3-2 a costo 3. Oh, il Vare, grazie mille del raid, gentilissimo. E Montre, buonasera, bentornato. E questo è interessante perché è un 3-2 lifelink a costo 3, che dice quando entra Captain Edward. Buonasera, buonasera, benvenuto. Quando la specialista di estrazioni entra nel campo di battaglia, rimetti sul campo di battaglia una creatura con valore di mana pari o inferiore a 2 dal tuo cimitero, e quella creatura non può attaccare o bloccare fin tanto che controlli la specialista. Questa è una bella creatura da blinkare, questo sicuramente, in alcuni mazzi. Non so, cioè, allora, il costo 2 o meno mi sa che di forte in formati tipo Modern, dove puoi rianimare bene o male quasi tutto. E so anche che dovrebbe esserci un archetipo Blink. Tra l'altro figo, perché questa qua, blinkandola, una volta che ho rianimato una cosa che potrebbe non attaccare né bloccare finché rimane lei, quando riblinkiamo la specialista, poi può attaccare e bloccare tranquillamente. E nel frattempo abbiamo rianimato un'altra creatura. Caruccia. Sicuramente caruccia. Secondo me ha più utilizzi di quelli che non sembri. Di quelli che non sembrano. C'è da vedere se effettivamente vale la pena o meno. Ripeto, Modern, quei formati lì, non sono esperto. Conosco, ho detto questa cosa perché so che esiste un mazzo, è esistito un mazzo Blink. Inumani, forse, però... Il fatto di bloccare, tra virgolette, la creatura quando la rianimi, secondo me vuole per forza che tu la giochi in un mazzo con tanti effetti di blink. In questo modo togli praticamente subito il malus e rianimi subito qualcos'altro. Secondo me lì è forte, veramente. Non so se Umani ha a disposizione effettivamente questi effetti in maniera consistente. Nel tal caso ci sta, nel tal caso ci starebbe. Caruccia, caruccia. Oh, Vare, gentilissimo, grazie mille della sub. Spero, adesso siamo verso la fine di questa spoiler night. Ne faremo un'altra giovedì, se vuoi esserci. E comunque puoi recuperare tutto se, insomma, vuoi vedere gli spoiler o sapere. Seledref, buonasera, buonasera, buona magia, buona magia. E comunque ci sono i VOD e poi ci saranno anche su YouTube questi video, questi live. Ok, questa caruccia, secondo me, abbastanza caruccia, dal potenziale esplorabile. Poi andiamo avanti con un'altra. Si occupa di lotterie. Ah, ma top, che bello, quando mi piace un sacco, ti seguivo da un sacco su Facebook e adesso sei anche su Twitch. Bene, bene, mi piace quando si riuniscono le community dei vari social.
Allora, spia confidente, questa carta, altra carta interessante in realtà. Farabutto vampiro, costo 3, di cui un nero, è un 2-3 con minacciare legame vitale, quindi insomma, una bella creaturozza. Ha un'abilità attivata che a costo 1 generico sacrifichiamo un'altra creatura, guardiamo la prima carta del grimorio e possiamo metterla nel cimitero, quindi fa... oddio, che lapsus, non è scry, ma è... Vabbè, insomma, l'altra... Sorveglia, grazie mille, Sele. Fa sorveglia 1. E poi dice all'inizio della tua sottofase finale, se ci sono 5 più valori di mana diversi tra le carte nel tuo cimitero, puoi pagare 2 punti vita. Se lo fai, pesca una carta. Quindi, vantaggio carte. Controlla i valori di mana nel cimitero, quindi la sua prima abilità sinergizza col check dell'end phase. È un 2-3 lifelink e minacciare a costo 3. È una bella creatura, è una bella creaturina questa. Tra l'altro, paghi punti vita, lei ha lifelink ed è un 2 di forza, quindi diciamo l'idea secondo me è quella, è il fatto che attacco, faccio danno perché è difficile da bloccare, ho guadagnato 2 vite e poi quelle 2 vite in end phase le investo, le reinvesto in una carta che ovviamente è molto forte, è molto meglio. Carina, carina. Una specie di ramingo, a mio avviso, questa qua secondo me è molto forte perché fa anche questa, come dicevo prima, è una carta che fa tutto da sola. Quindi, diciamo, solo questo aspetto la rende più forte magari di, di altre carte che magari fanno solo un pezzo. E tra l'altro fa Surveil, comunque, pensando in Aristocrats, per esempio, a costo 1 mi sacco una pedina e controllo la prima carta che magari comunque pescherò a fine turno con, sempre con lei. Quindi bella, bella, mi piace. Ed è tra l'altro monocolor, quindi anche abbastanza splashabile in più o meno tutte le famiglie che abbiano il nero. È carina, carina, molto 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 carina. Oh, abbiamo la Vrat dell'edizione. Tra l'altro siamo tornati alle Vrat a costo 4. Spopolare in questo caso... Abbiamo popolare, no? C'è anche spopolare come meccaniche. Ecco la carta che spopolerà. E questa in realtà è molto simile alla vratta costo 4 di Theros Beyond Death. Perché è una vratta, spacca tutte le creature, ma prima ogni giocatore che controlla una creatura multicolore pesca una carta. Se non sbaglio, quella di Beyond Death, cos'è che faceva? Se... Faceva pescare anche quella prima di brattare, ma non mi ricordo su che basi, su che condizione. O semplicemente controllava che qualcuno controllasse le creature. Cioè, se controllava le creature, pescava. Perché in questo modo il mazzo control, che tendenzialmente non ha creature in campo, non pescava e dava un mini vantaggio al mazzo aggro. Mi sembra... sto andando un po' a memoria, però è molto simile a quella vratta là. Quella vratta là in standard si è giocata a bomba, quindi suppongo che anche qua non ci siano molti dubbi sul fatto che le vratte a 4 sono forti. E in realtà non c'è nient'altro da dire, le vratte sono vratte, spaccano le creature. I mazzi control saranno felici di averla a disposizione contro i mazzi aggro. E basta. È un bel popò, un bello spopolare di carta. Ottima, ottima carta. E ottimo il ritorno alle vratte a costo 4 con malus barra bonus barra cose. Mi piace molto questo cambio di direzione rispetto a un po' di anni fa. Ecco, abbiamo un'altra leggendaria ibrida, chiamiamola così, Tolus, capotreno Scaltra. È un 3-1 che costa 3, di cui un blu, un ibrido bianco-blu e un ibrido blu-nero. Sarà la tela spopolare di molte strategie. questa è una creatura leggendaria farabutto umano che quando entra nel campo di battaglia complotta, quindi peschiamo, scartiamo e se abbiamo scartato la non terra le mettiamo un segnino più uno sopra. Ogni qualvolta scarti una o più carte esiliale dal tuo cimitero
E quando Tholus muore, attenzione, deve proprio morire, quindi deve andare al cimitero, o deve comunque passare per il cimitero, metti le carte esiliate con essa in mano ai rispettivi proprietari. Quindi questa di base ci fa complottare, quindi la carta che scartiamo ce la fa esiliare. La prima volta, appena muore, ce la fa riprendere in mano, essenzialmente. Se abbiamo modo di scartare carte anche in altri modi, perché ovviamente è fatto apposta, è fatto in modo che sinergizzi anche con altri effetti che ci fanno scartare le carte dalla mano, per dire, banalmente ciclo, le carte con ciclo, con lei ci fanno pescare e in più rimangono nell'esilio in modo che quando muoiono ci ritornano in mano, tra l'altro, quindi possiamo sfruttare ciclo ulteriormente. Potrebbe essere un buon comandante per un mazzo ciclo Esper, dato che per ora esiste ciclo Jeskai. Carina, diciamo, l'idea è caruccia. Diciamo che comunque anche nella sua base, nello standard, nel limited, ogni volta che complottiamo, in realtà a un certo punto riavremo quelle carte indietro, diventa interessante. Sì, sono molto belle, secondo me, le carte, questo ciclo di ibrid, di tricolor ibrid che stanno facendo. Sono molto molto carine. Ok, andiamo oltre. No, basta, era l'ultima per stasera, visto abbiamo finito presto, abbiamo finito un'ora prima della volta. Abbiamo finito un bel po' di tempo prima. Vediamo, aspettate, che ho sentito che sono uscite altre cose. Ah, è uscita una rara. Ma, cioè, nel senso, è forte, ma non è da discutere. Ve la dico addirittura a voce, nemmeno farvela vedere. È un druido elfo dei cabaretti, quindi costa 4. Un rosso, un bianco, un verde. È un 4-4 con travolgere, legame vitale e rapidità. Una bella creatura cattiva. È una bella creatura cattiva, che però fa solo questo. Quindi è una creatura aggressivissima. Aggressivissima. E sto guardando se c'è qualcos'altro. No, sono uscite delle common con alleanza. Una common multicolor rosso-nera che ogni qualvolta sacrifica un'altra creatura metti un segnino +1/+1 su di lui ed è un 2-2 costo 2 e come abilità attivata costo rosso-nero più sacrifica un'altra creatura lui a minacciare fino a fine del turno. Quindi no, una comune da limited, niente di più. Ok, bene, signori e signore, io torno anche un pochino più luminoso. Ecco, perfetto. Un pochino più di luce. E niente, abbiamo finito la seconda spoiler night con gli spoiler di questi due giorni che sono usciti. Sì, Vare, non preoccuparti, appena finisco la live c'è il VOD a vostra disposizione. E poi vengono ricaricate ovviamente tutte le live sul canale YouTube, che se non seguite i miei social vi invito a seguirli qua sotto, Facebook, Twitter e appunto YouTube, anche perché su Facebook condivido tutte le immagini tradotte degli spoiler quando escono e abbiamo i due album, quello che io chiamo a prima vista, che sono con le traduzioni non ufficiali e quello appunto ufficiale, quando escono effettivamente nella gallery. E lì, tipo adesso, mi metto a caricare anche gli spoiler che non abbiamo visto stasera, per esempio, quindi le comuni magari un po' meno interessanti e cose del genere. E per il resto noi ci vediamo per la terza spoiler night giovedì sera, quindi domani pausa, lasciamo accumulare gli spoiler e giovedì facciamo la terza. La terza serata. Vedremo se sarà il caso di fare una quarta. Poi magari pensavo a domenica sera. Quello poi lo scopriremo giovedì, quando appunto vedremo a che punto sono gli spoiler e se sono già usciti tutti o meno. Quindi io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui in compagnia
Stasera spero, insomma, che l'analisi, chiamiamola chiacchierata delle nuove carte, sia stata interessante, vi ha fatto scoprire magari qualche spoiler che vi eravate persi. E, ok, Varen, nessun problema, ci sono i VOD, non preoccupatevi. E vi ricordo, se volete supportare quello che faccio, seguite i vari social, condividete le cose che vi ispirano con i vostri amici, dite che la sera, che è giovedì, ci troviamo per la terza spoiler night, o insomma invitateli in questo su questo canale, e se volete e potete fare anche la sub qui su Twitch. Quindi ora mi rimetto subito sotto con gli spoiler, quindi vi invito a controllare le notifiche su Facebook perché caricherò le cose negli album. E ci vediamo giovedì sera, sempre alle 9, sempre qui su Twitch. Alla prossima. Buonanotte a tutti.